Eccoci qua. Ciao a tutte le belle anime che sono collegate già online adesso. Vediamo qualche secondo. Scusate i 2 minuti di ritardo, però abbiamo avuto un leggero contrattempo. Noi siamo senza limiti di tempo, né per sia per la conclusione della nostra trasmissione, che ovviamente anche per l'inizio. Siamo molto elastici. Allora, qui senza bisogno di presentazioni, abbiamo il grande Stefano Vitti. Buona salute a tutti. Sono molto felice di riaverti. Ovviamente noi ci sentiamo anche in privato al di fuori della trasmissione. E guarda caso, che non esiste il caso, ma solamente la sincronicità degli eventi, cosa succede? Stamattina mi sveglio, faccio le mie cose, a un certo punto arriva la notizia, cioè, vengo avvisato, anzi da Maria Cristina che saluto, che c'è un video in uscita di Ultra Horus. Un video molto molto interessante, vi consiglio di andare a vederlo se già non l'avete fatto. Comunque si ricollega un po' a tutti anche i discorsi che abbiamo fatto sia in precedenza, che poi quelli che andremo a fare stasera e che poi continueremo a fare nelle puntate a seguire. In più poi anche il video di Krakmal, molto interessante lo stesso, un video più breve rispetto a quello di Ultra Horus, che necessita, diciamo, prendersi un po' di tempo, sedersi sul divano, gustarselo con calma. Mentre il video di Krakmal, sempre breve e super incisivo, che ha tirato fuori un altro argomento che si collega anche con tutti i discorsi che facciamo in continuazione, non solo ovviamente fra me e Stefano, ma anche fra ognuno di noi fondamentalmente. E stiamo vedendo che comunque tutte le nostre ricerche indipendenti e quant'altro, a un certo punto arrivano a convergere tutte sugli stessi punti, non un punto focale unico, perché qui abbiamo visto che ormai la vastità dell'argomento è cioè l'argomento è talmente tanto vasto che è impossibile trovare un punto focale, però abbiamo tantissimi pezzi del puzzle che piano piano li stiamo collegando. E via via cerchiamo anche di spiegare e di motivare anche perché quello che noi diciamo fondamentalmente è abbastanza plausibile. Adesso cedo la parola un po' a Stefano e niente, sono felice diciamo, di riaverti qua. Saluto tutti quanti quelli che si stanno collegando, sono ancora un po' di persone, poche persone. Vi chiedo per cortesemente di condividere questa puntata perché tireremo fuori molti argomenti interessanti, qui ci sono tanti spunti, abbiamo tanto materiale anche fotografico che vi aiuterà a capire meglio quello che andremo a dire stasera, per cui sarebbe bello che se possibile condividiate questa puntata il più possibile. Purtroppo io se apro Telegram e lo condivido con il canale di Mica YouTubers, che è l'unico canale con cui posso condividere, rischio di impallinarmi il computer, perché ho un computer molto vecchio, quindi per evitare questo inconveniente vi chiedo, se qualcuno di voi ha la possibilità di farlo, di condividerlo almeno su quel canale. Intanto saluto anche, oltretutto, Mika, che 2 giorni fa, se non sbaglio, era il secondo anniversario di Roxana, per cui un bacione, Mika, a te, a Rebecca, a tutta la tua famiglia. Niente, detto questo, ragazzi, a te la parola. Allora, salute a tutti, ho detto ciao Pico Torre, Deborah, Fabio, a tutti quanti, insomma, ormai che vedo che mi seguono. Chicco è un ricercatore come noi, quindi. E Saluto, faremo a breve una leva anche con Chico, oltretutto. visto che stiamo in termini di saluti, saluto anche Dario Morandi che voleva appunto far vedere perché tra noi è meglio pubblicizzarsi dopo Flat. Come vedete, flat. Oltretutto io, scusa un secondo se ti interrompo subito in partenza, perché te lo stavo dicendo proprio, vedi, non è casuale, tutto sincronia. Proprio oggi stavo proprio finendo il libro di Dario, mi mancavano forse 10-8 pagine, è iniziato il diluvio universale e sono dovuto scappare. Comunque, bellissimo questo libro, ragazzi, leggetelo perché Flat di io sto mandando Dario. un messaggio in privato su WhatsApp. L'ha scritto già da un po', e poi dal Giardino dei Libri, dove potete trovarlo, c'è il nuovo libro appunto che è il Dominio degli Arconti, che è un altro libro che sicuramente vedrà incollati, perché
Dario, ci sentiamo spesso, quando ha degli iscritti, è un narratore veramente in gamba e per fortuna che è stata la nostra parte, almeno questo. Quindi quei pochi scrittori che ci sono, portiamoli avanti. Ricordate, vi ricordo di nuovo l'ultimo di Dario, Il dominio degli arconti. L'aldilà può essere un posto pericoloso da visitare, sotto c'è scritto. Quindi è un bel romanzo, io l'ho iniziato, lo finirò presto perché voglio dare anche io un giudizio. Ok, allora, detto questo, si parlava da... Guarda, è uno scrittore sorprendente. Sì, sì. Tira fuori storie incredibili. Bravissimo, veramente. Complimenti. Allora, detto questo qui, stavamo parlando del sincronismo. In effetti io da un po' di settimane, dal trittico delle delizie, continuo a rispettarmi la luna. E poi sembra che sia tornato indietro nel tempo con il video che mi ha girato oggi dell'amico grande Gheorghi Nikolev del Ultra Horus, sarebbe, no? Che appunto, infatti, abbiamo fatto un botte risposta poi dopo, quando ho scritto ottimo le cose, e più gli devo mandare adesso, se riesco, ad avere ancora quei documenti che erano in russo, quando io ho iniziato proprio la carriera, chiamiamola così, non esistono foreste sulla Terra, appunto si spiegava che questi alberi, quelli che non erano stati tagliati di netto, che quindi poi sono diventati i tronchi, le mese, gli altipiani, tutte quelle piattaforme da cui scaturiscono poi le fonti dei fiumi, c'erano proprio gli alberi spezzati, che erano appunto il Gran Sasso, Lima Everest, Monte Bianco, eccetera, eccetera, McKinley in America, tutti questi qua sono stati, e oggi Ultra Horus ha fatto un video appunto con questo ricercatore americano, ha portato appunto la tesi degli alberi spezzati dai fulmini, e che era già un qualcosa che si era appunto parlato anni fa, però logicamente non in questa maniera certosina, dove ha fatto proprio l'esperimento che ha fatto anche Ultra Horus Giorgi, appunto di vedere come si presenta un cratere piccolino, diciamo, su una strada o su un terreno quando ci avviene un fulmine. Non ho detto che parte un fulmine dall'alto, perché iniziamo a pensare a tutta questa terra come un qualcosa che più che parte dalla terra, che parte dall'alto, e quindi come vede proprio il paragone che fa con qualsiasi tipo di cratere, come dice la storia convenzionale, sviluppato da armi nucleari e non, che non fai i bordi, ma tutto quanto, se tu vedi in grande quei crateri, anche dei 100 km, specialmente pure tutti i crateri che stanno sotto il mare, sono uguali, identici ai crateri che si sviluppano con un fulmine che appunto colpisce, che parte dalla terra. E la stessa cosa, se prendiamo degli alberi, i comuni alberelli nostri, e colpiti da un fulmine, e vediamo le stesse montagne che erano alberi colpiti da fulmini, sono praticamente identiche, quindi quello che è in grande si ripresenta in piccolo e viceversa, quindi un mondo frattale. Poi perché la luna? Vuoi parlare un po' tu? La luna, vado avanti, Ricca? Vai, assolutamente sì, certo. La luna è ora di prenderla di petto, capire come si era parlato in tanti testi, ma già dagli anni prima lo stesso Icke parlava de tribù, e non solo, io dico Icke perché è una persona conosciuta, ma in qualsiasi altra forma che tu vedi, tu visivamente, empiricamente, vedi l'arte del passato, non vedrai mai una rappresentazione della luna, a meno che non ci siano un po' di falsificazioni in atto. Gli stessi scrittori onesti che hanno scritto di un periodo, magari loro parlano del periodo interglaciale, 25.000-35.000 anni fa, si passava dal sole alla luna, tutto il ragionamento della luna, gli adoratori, gli Iside, considerate poi che gli stessi faraoni, alcuni, Osiride addirittura era considerato
un rettiliano, la parola umano, human, man, uomo, H-U-U, Dio serpente, quindi il fatto di Iside che adora la luna e tutto quanto, la luna è stata messa dopo e praticamente ci ritroviamo di fronte, come per sincronismo, in questo bel video pleniluvio di Krakmal, prima chiamato Rastavagna, appunto in cui cominciamo ad unire i puntini. Lui si è rifatto a degli studi di Gyorkeff, insomma uno studioso, un mistico, un pensatore, filosofo, uno strano santone, nato nel 1879, mi pare, morto nel 1947, e praticamente ho detto uno strano perché ha avuto recensioni sia buone che cattive. Dico, si parla di che è stato molto duro con i suoi adepti, ma al tempo stesso praticamente questa durezza poi l'hanno individuata nel fatto non solo di durezza, ma di atteggiamenti strani e controproducenti, proprio perché lui, quando cominciava ad essere adorato, quando cominciavano a vederlo come un profeta, un semidio sceso in terra, lui si comportava in una maniera completamente diversa, anzi quasi provocatoria, a far vedere tutte le sue debolezze, quasi a voler far riportare con i piedi per terra tutti questi uomini e donne che, invece di pensare poi di andare avanti con il proprio pensiero, si aggrappavano con unghie, con le mani, con tutto, col pensiero, a essere condotti come un vero e proprio gregge. Quindi anche questo è un insegnamento, perché nessuno di noi è o sarà mai un semidio, un profeta o un qualcosa mandato da qualcuno. Per quanto riguarda appunto lui, insieme ad altri studiosi, scrittori, che alcuni nomi non so proprio pronunciare, in ogni caso, che si sono fatti ai suoi studi, noi viviamo, questo è qualcosa che è proprio l'argomento di stasera, in un mondo elettrico, tutta elettricità, la Luna appunto dicono sia gli studiosi paralleli a Gyorkeff, dopo vi dirò come si chiama proprio il nome preciso, ma già penso che alcuni di voi lo conoscano. Sì, poi aspetta un secondo. Allora, noi adesso avevamo in mente una puntata che si fa, quella di oggi, come stavo facendo prima nell'anticipo, che si rifà a due video che sincronicamente sono stati mandati in onda stamattina. Uno è del canale di Ultra Horos e l'altro è del canale di Krakmal, ok? Poi dopo metterò il link in descrizione sotto questo video, ok? Alla fine della diretta. Scusate, non l'ho messo prima perché noi improvvisiamo tutto e quindi niente, era giusto per puntualizzare. Scusate se ti ho interrotto. Io interrompo sempre. E, a detta appunto di queste analisi, questi studi, la Luna è il peggior nemico dell'umanità. Una luna che sembra così placida e tranquilla, una luna che appunto è stata messa dopo perché tanto la chiamano anche la luna affamata, questa luna dalla luce fredda, questa luna che non scalda, anzi raffredda, e del fatto che provenendo da un sole elettrico, provenendo dal sole, questa luna è la stessa cosa, quella abbiamo vista in quel video in cui si parla e si dice appunto degli dèi, no? E del fatto che alla fine noi abbiamo sempre parlato, dopo della Tartaria, prima ancora di questa conoscenza che veniva prima della Tartaria, che ha permesso l'edificazione di questi centri energetici, ma anche di vere e proprie centrali elettriche, come possono essere, scusate, la batteria. Tranquillo, sta. Comunque, Marta scrive... Gucci. Come dicevamo, questo culto, questa preghiera, questa religione che è stata importata, immaginate questi dei che appunto che cosa davano? Davano un certo tipo di conoscenza, anche delle stesse, un certo tipo di cultura della guerra, come farla, armi
energia diretta e conoscenza sull'agricoltura e tutto quanto, in cambio da quelli chiamati fedeli, da chi era Giuda e dai terrestri, che cosa volevano? Volevano appunto l'energia, volevano appunto quello che dopo la religione ha scambiato come preghiere, cose. E questa religione, praticamente immaginate delle vere e proprie centrali elettriche che sono i tempi, dove questi esseri praticamente hanno creato un mondo elettrico e d'altro canto rivogliono indietro questa energia. Noi sappiamo che molti adepti, accoliti, giovani sacerdoti dovevano tagliarsi i capelli, quindi cedevano una parte di energia sotto forma di capelli, come le donne dovevano andare coperte con il velo, come lo stesso Sansone, che adesso capiamo bene questa cosa, quando Dalila gli tagliò i capelli, lui però che cosa fece dopo? Gli fece un grande smacco, perché quando riacquistò la forza che era incatenata a quelle due colonne in quel enorme tempio, lui distrusse il tempio proprio con la sua forza, spostò le due colonne portanti e fece crollare la trabeazione facendo franare tutto. E quindi praticamente c'è, cioè, come un fattore di dare e avere, è come quando tu crei un orto e quest'orto tu lo concimi in un certo modo, lo porti avanti in un certo modo e ti aspetti poi di ricevere i frutti, ma in base a tutte queste conoscenze, cose che stiamo effettuando, gli dèi, i cosiddetti dèi, che poi sappiamo sono delle entità che non sono come quelle che ci hanno rappresentato, in ogni caso non erano sempre presenti. Quando non erano presenti, dovevano un modo di incanalare questa energia anche dal, essendo non presenti, e quindi di riceverla lo stesso. In un certo modo si è iniziato un certo tipo di lavorazione che in buona parte del mondo è andata avanti e poi si è bloccata di colpo, come quella degli obelischi, tipo proprio vere e proprie antenne. Che quindi in poche parole, quasi ti interrompo per mettere un po' più conciso la cosa, in poche parole tutto quello che era stato costruito, cioè allora, gli dei cosa hanno fatto? Hanno realizzato queste città super tecnologiche che hanno lasciato poi... Hanno fatto realizzare. Sì, o magari le hanno realizzate loro con delle tecnologie che gli umani non conoscevano, sì. Magari davanti agli occhi degli umani, proprio per dire, oh, sei un super dio, e quelli invece c'erano delle potenti e costruivano queste città in una settimana, come si dice, a San Pietroburgo hanno detto, cioè si dice che è stata costruita, non mi ricordo in quanto tempo, ma nel giro di una settimana, qualcosa del genere, una cosa del genere, quindi avevano tecnologie, cose incredibili. Stiamo parlando anche di poi dei, non lo so, creature magari anche giganti con dei mezzi giganti, quindi tutto in scala, tutto in proporzione, come poi si vede anche in quel video chiamato Ultra Oros, ok? Quindi questi hanno realizzato con queste loro stampanti queste città che non sono nient'altro che, come stavo dicendo l'altro giorno nel canale di Adrian, come dei transistor di una scheda madre, che tutta la Terra è fatta così, ogni singola città, ogni se adesso ci pensiamo, sembrano fatte tutto dall'alto, e sembra tutta la Terra, questo che loro ci dicono, il globo, invece il nostro piano, è un'enorme scheda madre di un computer che è collegata chissà dove a dare o a ricevere energia chissà da dove o chissà per chi. Certo. E quindi tutte queste strutture, anche lei chiede, scusami, perché adesso sempre in chiave di energia che ti dà, che ti riceve, ok, le cattedrali quindi cosa facevano? Prendevano l'energia dall'etere, ok? Però allo stesso tempo come possono prendere l'energia? Come sono delle antenne riceventi? Sono anche dei trasmettitori a loro volta. Quindi magari il cambio di energia elettrica gratis dall'etere per tutti o per l'elite del tempo, però noi da voi fedeli riceveremo la vostra energia, la vostra bioenergia, che è quella che a noi interessa fondamentalmente, ok? Perché l'energia dall'etere si estrae, la bioenergia, quella dell'essere umano, quella aminica, non si può estrarre, quindi tutti dentro queste grandi cattedrali, chiese, così, a fare delle cose dove magari stai meglio. Si può vedere diverse chiavi, però alla necessità si potevano anche nutrire della nostra energia, con la nostra fede, le nostre preghiere, tutte quelle melodie, e chissà dove vengono trasmesse queste energie. Quindi, perché un po' vedi anche tutte queste, come le piramidi, secondo me le piramidi
con tutte quelle fessure, quelle finestrelle, lì entra la luce, ma non solo quella del sole, anche quella della luna, i raggi lunari. Quindi quello è come, io vedo sempre queste qui come grandi centrali elettriche, super tecnologiche, che vanno in funzione di come gira tutto il firmamento sopra di sé, attorno a sé, sopra e attorno a sé. Okay? E quindi a seconda della luce che entra in quella determinata fessura, attiva un determinato funzione o, di quel macchinario che è la piramide. Ok, quindi è tutto collegato. Quindi tutte queste città, tutte queste scheda madre è collegata comunque poi con un'energia cosmica che di fatto sono tutte queste strutture sono tutte allineate o con le stelle o hanno tutte comunque orientazioni, perché quindi è come se attingessero l'energia dal cosmo, ok? Quindi quell'energia che poi ci viene distribuita in etere, però poi la deve ridare l'essenza, come se tu fai un estratto, un olio essenziale di qualche cosa. Loro danno tanta energia qua a questo pianeta per estrarre poi il loro distillato, che magari è, adesso ho fatto questo ragionamento per la prima volta, il bello di queste cose è questo proprio, però lo vedo proprio così, cioè perché dicono, perché loro assorbono l'energia, la qualità dell'energia, e adesso qui andiamo avanti col discorso, tu lo spieghi bene, ma praticamente sì, quello che stai dicendo tu, però in maniera che lo stai elaborando, sì. È proprio un distillato, è come un'essenza, sì. Come quando fai un distillato. Magari diciamolo con parole più semplici, quindi sì, Gurdjieff, Magda, e sì, Laura, secondo Krakmal, la Luna prende sì energia dalla Terra, ma essendo come una batteria, non la scarica mica sulla Terra, ma la immagazzina con le sue fasi, e poi come una batteria autoricaricabile si carica questa energia che emaniamo noi con tutta questa agenda di quello che ci fanno fare, e poi la trasmette ad altri, è un contratto, è come se tu fai una centrale elettrica in un determinato posto che inventi o usi il magnetismo, ti inventi la centrale a turbina eolica oppure l'idrogeno, quello che vuoi, però poi questa energia la devi vendere e tu questo produci in quel posto un'energia che poi la dai la Luna, bisogna immaginarla, allora tutto quello che è stato detto, ma se semplicemente quando vedete una batteria che si ricarica, ci sono i LED, quindi immaginate un quarto di luna, mezza luna, poi luna piena. Quando è carica, poi vedete che poi si risvuota completamente perché è partita l'energia di questi contratti. E sicuramente quando c'è stato il periodo d'armonia in base a queste tesi e ipotesi, io posso fare un'ipotesi anch'io, che c'è stato un momento quasi di interregno, di transizione, in cui sono cambiati anche gli stessi contratti di richiesta d'energia, perché non è detto il fatto che l'energia che forse più richiesta era quella dettata anche del fatto che poi spiegheremo delle guerre, delle cose e di queste basse vibrazioni. Ma c'è stato magari un periodo che l'energia richiesta era un'energia di armonia, un'energia che appunto potevano sfruttare come noi. Io penso sempre alle cose ultraterrene, sempre in base alla proiezione delle cose terrene, come il discorso, certo che non è che posso dire sto su una formica che parla con un'altra formica su un tavolo di biliardo, dice, oh, ma se i palli da biliardo sono rotonde, pure il tavolo da biliardo deve essere rotondo, per dirtene una. Non è che voglio fare questo esempio, però loro lo fanno sempre. Però voglio dire che invece di parlare dei contratti reciproci energetici, appunto immaginiamoci anche se può essere, sono pensieri drammatici questi di Nakava, sotto contratto una cava estrattiva come può essere la Terra, e il discorso poi va a finire a un fattore che adesso immaginiamo, in questo caso riusciamo a capire come Hollywood ha filtrato tutto questo nella serie American Good, dove fa vedere i vecchi dei, e quindi Manitou, i vecchi dei, il dio slavo, quello del Monte Calvo, di Fantasia, Odino, no, Nettuno non c'era, Poseidone, però c'era Vulcano che batteva il metallo,
Perché? Perché avevano perso forza, perché non c'erano sempre meno gente, che addirittura a Manitou ne saranno ancora sempre di meno, e quindi perdevano sta forza, e poi hanno iniziato questa guerra contro i nuovi dei, che erano World, che erano Internet, che erano la tecnologia di oggi, con i semidei, che erano gli smile veri e propri, cioè la faccetta che ride, il cuoricino, la faccetta triste, cioè hanno fatto tutta questa scena qua. Però immaginiamo invece veramente che loro prendano come energia, e qui si parla anche del Gregore, il fatto delle preghiere, della cosa. Allora immaginate qual è il modo più facile di immagazzinare tantissima energia, che anche chi non ci crede, che non va mai in chiesa, ce va sempre. Immaginate una guerra, anche l'ultima recente. Ora, noi sappiamo che ci sono state guerre che hanno fatto milioni di morti, ma qualsiasi sia la cifra dei milioni di morti, noi sappiamo che in televisione viene sempre ribattuto il milione di ignote cose, però fa un milione di morti, ci saranno quasi un milione di funerali. La guerra è impostata sul fatto che ogni persona che muore, quindi poi ritornano all'individuo, il condottiero, come era un tempo, con le armature, portava per conto delle case reali, a far scontrare della gente che in termini naturali non sarebbe mai andata uno contro l'altro, come i cani che mettono a combattere dentro un recinto che in natura non si sarebbero ignorati, perché nessuno va a scontrare, ma noi ci mettevo in una condizione col dividi e impera di fare questo. Però immaginiamo, con l'ausilio delle religioni e della Chiesa, che noi poi facciamo tipo 100.000 morti, 100.000 funerali, e ogni funerale era una mandata d'energia non indifferente. Il problema che si sta ponendo adesso e che è uscito fuori, appunto, e si parla di Luna come un organismo vivente, però non vivente, intendiamolo come noi viventi, ma anche sì, un ologramma e tutto quanto, ma anche vivente. Guarda, Stefano, scusa. Allora, l'universo, abbiamo detto, l'universo è quello che ci contiene, è un essere vivente, ok? Noi siamo all'interno dell'universo. L'universo cos'è? È un enorme campo magnetico, cioè un'enorme essenza magnetica, ok? Vibrazione e simbolo evoluzione, ricordate il Castagneda, quando appunto parlava a scuola dello stregone, il secondo anello del potere, parlavano appunto di queste cose, di Ablero, tutto quanto. Poi arrivava un punto che appunto si parlava, il Don Juan parlava di questo patto e di questo contratto, nulla osta appunto per noi, anche se tutti quanti in fin dei conti siamo come controllati e controllori, sia di noi stessi che di quelli che ci stanno a fianco. E quindi immaginate che secondo questa tesi, questa ipotesi, questa teoria, appunto la Luna sia sì un organismo vivente, ma è come una batteria messa lì. È anche un controllo, perché in questo caso, arrivata alla fine, bisogna dire che la Luna è considerata anche che influisce su tutti gli organismi viventi sulla Terra, addirittura anche a livello di pensiero, perché ha i suoi algoritmi, ha il suo modo, sa come fare. Quindi possiamo dire che in base a questa teoria abbiamo individuato l'ultimo e finale supremo demiurgo che c'è, soprattutto il burattinaio finale, ma c'è come forma di un grande magazzino, come era i grandi magazzini, come può essere un Amazon, che prende nei magazzini tutti i prodotti e poi li distribuisce a chi ne ha fatto richiesta, e magari qui in ogni caso la Luna distribuisce in altre dimensioni, in altri campi eterici, distribuisce questa energia, perché secondo questa teoria questo posto è stato ideato per essere uno sfruttamento, un cambio. Loro davano la mente, davano le conoscenze, in cambio noi diamo la nostra energia. Il problema qual è? Infatti si dice che in questi momenti la Luna è più bassa, la Luna ci sono dei problemi a livello energetico, perché la qualità dell'energia che fino a tempo prima noi davamo alla Luna, per appunto vendevamo in questo caso con silenzio assenso alla Luna, non è più di qualità. Il fatto dell'uniformità, il fatto della globalizzazione, il fatto che la maggior parte delle persone sia incanalata in un senso unico di pensiero, fa sì che quegli spiriti e quelle vere, tipo come dire,
E qui rivediamo il mondo frattale. Come dire, questa è una mensa aziendale dove c'è della pasta tipo a decine di chili, centinaia di chili già precotta, che tu poi in 2 minuti fai, e certo non avrà la stessa qualità di un piatto di pasta asciutta cotta secondo i crismi, dall'inizio cottura, cosa. Quindi è come dire un discorso di una trattoria a 10 euro tutto il pasto completo, a le caravelle de Bonifacio dove ci vogliono 800 franchi per mangiare. Cioè, in poche parole, la cosa adesso, per riassumere così a linee generali, per far capire bene a tutti, anche chi magari è un po' la prima volta sente questi argomenti, che magari un tempo non c'era la luna. Cioè, in poche parole, questa luna, voi immaginatevela come un organismo vivente magnetico che è lì e che vive come tutte le creature viventi pulsano, ok? Quindi questo è qui sul nostro cielo. Cosa fa? Nel periodo di espansione praticamente, quindi si sta ricaricando, si espande, quindi fanno le fasi lunari in teoria passano dalla diciamo fase, adesso non le so le fasi lunari, comunque fino ad arrivare alla luna piena, ok? Poi arriva al periodo della luna piena e poi è come se assorbisse tutta questa energia, e tutta questa energia a un certo punto la deve rilasciare chissà dove e chissà come. Viene assorbita da altrove, giusto? Quindi pian piano questa energia assorbita da questo, diciamo, terrario viene succhiata, cioè viene dissipata o comunque ceduta altrove. E volta per volta si ripete questo ciclo in continuazione. Quindi questa cosa è come se fosse una spugna, non lo so, di plasma, di energia. La luna è plasma. La luna è nostro, è l'immagazzinamento, esatto, della nostra energia plasmatica. Esattamente. Lì poi arriviamo, come è fatta la luna, che materiale è fatta la luna. La luna è plasma di energia. Stiamo a capire questi ragionamenti, cosa potrebbe essere. Cioè, non stiamo dicendo che è così. Queste sono teorie che ho scoperto oggi per la prima volta, però sono cose abbastanza sensate, no? Ti spiega anche le fasi. Quindi luna crescente sta assorbendo energia dal nostro pianeta, luna calante la sta accendendo al di fuori, quindi il nostro pianeta in quel periodo è tranquillo. Non so se avete mai notato, a me capita spesso, nei periodi di fase di luna piena, io in quei 4-5 giorni tra luna quasi piena, poi luna piena tre quarti fino a riscendere, io la notte non dormo praticamente mai, in quelle 4-5 notti del mese io dormo malissimo. Non so se capita a tutti o se capita a diverse persone, sono molto sensibile a questi cambiamenti. Intanto vedo che Stefano si è frizzato, non so se... Stavo vedendo, appunto, no, in ogni caso considerate che tutte le teorie che loro hanno fatto legge, che riscrivono le maree, l'influenza sulla luna, il lupo mannaro, hanno una parte di verità, ma hanno anche parti che non corrispondono, non tutte chiaro, le maree vengono... Perché devono mistificare la verità, chiaro, loro dicono solo la verità, però poi dentro anche le loro verità ci mettono qualcosa che poi deve scrivere, ovviamente, quindi... Non è un qualcosa che loro però dovevano dare tutta una storia relativa al fatto di come hanno montato tutto. Ora è evidente che qui si parla di individuare il perché adesso questa energia è diventata scadente per loro, e quindi qui ritorniamo ai discorsi che io facevo anche un anno fa sul fatto che, o 2 anni fa, quando abbiamo vissuto l'alchimia vaccinica, perché in questi vecchi testi, in queste cose si parla... Ok, di... occhio alle parole, stai, dici... No, alchimia si può dire... Sì, però ok, no, scusami, tranquillo. No, è giusto, hai ragione, però sì, va bene, appunto, hai ragione, sì, è che io... No, ma andiamo avanti, no, non è, nessuno sta d'accordo, vai. Va bene, non se ne è accorto nessuno. In ogni caso, queste vecchie teorie, tesi, appunto, parlano, che, cioè, nuove tesi, unite alle vecchie, parlano che quando l'energia che emaniamo per via dell'uniformità, per via che gli spiriti sono decaduti molto, per via che c'è questo gregge, per via che ci sono pochi esseri che ormai iniziano a dare un'energia buona, brillante,
c'è bisogno di fare un vero e proprio reset, in questo caso che si può parlare come introdurre altri organismi. Quindi ecco come mi riferivo all'alchimia che avevo parlato 2 anni fa, 3 anni fa. È un'alchimia di introduzione di nuovi organismi, e questo fa parte, anche se non lo vediamo frattalmente, fa parte anche di quando tu fai le colture dei terreni, in cui prendi del nuovo compostabile, quando tu il terreno è esaurito, tu che fai? Generalmente si cerca di lavare più terra possibile e poi portare camion e camion di nuova terra, con linfa vitale nuova e quindi con nuovi organismi, sapete il compostabile che cos'è, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che tutto torna, diciamo che tutte le cose che noi, quando ne parliamo, che cerchiamo di analizzare, non riusciamo a capire magari proprio dove si va a finire, adesso in questo caso, e sarà un dispiacere per tutti gli adoratori della Luna, il fatto è che la Luna appunto viene definita, intanto abbiamo detto, paura e terrore quando la Luna ha fame. La Luna è il peggior nemico degli esseri umani. Una lupa famelica. È una lupa famelica, e la Luna praticamente è il loro occhio. È l'occhio per eccellenza. È l'occhio che abbiamo sempre visto in tutte le parti, l'occhio che tutto vede e che tutto regola. Solo che in questo caso a noi ce l'hanno impostata, perché non si capiva a livello fisico come può una massa, come hanno detto loro, una palla di terra, che tra l'altro la terra, la roccia, non riflette la luce, quindi già lì si dà una zappa sui piedi, mentre invece la Luna la riflette come una luce propria, e praticamente non si riusciva a comprendere appunto come poteva se il corpo più grande attira il corpo più piccolo, come può influenzare una massa molto molto più piccola della Terra, la Terra, in tutte quelle manifestazioni che loro dicevano, tra maree, addirittura abbiamo dislivelli di marea che in 1000 chilometri variano di 30 metri d'altezza. E quindi sì, punitore, prima non c'era la Luna, e poi la Luna appunto è stata messa perché sono avvenuti delle cose che hanno permesso con questa Luna, il Bosch nel Trittico delle Delizie ne fa proprio capo e ne fa proprio come base dei rettiliani, come abbiamo visto anche dal 1980 con Visitors, abbiamo visto la storia dei sette dischi volanti, non solo, anche la settima onda dello stesso Papillon, in arte a Richelieu, in arte Papillon, quando aspettava e sapeva in quell'insenatura dove c'era proprio quasi un Monte Mero, una Rupe Nigris in mezzo, aspettava la settima onda, perché la settima onda, quella zattera fatta di noci di cocco, l'avrebbe rimbalzato e riportato in mare aperto, mentre le altre onde l'avrebbe fatto sfragellare. E l'unica cosa che disse poi, quando sopra la zattera se ne andava, diceva: sono ancora vivo, figli di P. Quindi in ogni caso anche questo delle onde è proprio come la propagazione, anche l'oceano fondamentalmente è come una struttura compatta che si espande e si contrae, certo. Quindi le onde non è che una goccia d'acqua nell'oceano, se nel mezzo dell'oceano con le correnti poi arriva la goccia d'acqua, non si spostano le gocce d'acqua, cioè le molecole fanno un movimento di espansione e contrazione, quindi stanno sempre in un range di distanza massima o minima entro la quale si muovono. E poi infatti, il contesto di Djorkaeff dice che una volta hanno registrato delle onde sulla Luna. Delle onde proprio. Onde, certo. Vabbè, se è fatta di plasma energetico, per forza ci sono delle onde, è fatta di onde proprio energetiche, apposta per quello. Vabbè, vogliamo andare a vedere qualche foto dell'argomento serale, dico. Sì, abbiamo fatto un'anticipazione. Oltretutto, poi adesso abbiamo detto Ultra Horus, Krakmal, mi sono diventato anche di nominare Ante Omnia, che è un altro ricercatore grandissimo, che oltretutto è quello che mi ha dato anche il primo da cui io personalmente ho sentito che
questi elmi, queste spade potessero essere delle armi elettriche. La prima volta che io personalmente l'ho sentito è proprio da Dante Omnia. E da lì poi ho visto tutte queste cose qua, sono 2 anni e mezzo buoni che vedo queste cose, subito l'ho capito, detto, immediatamente, secondo, senti una informazione, in quel momento tu dici, hai immediatamente la visione di tutto quello che tu ti sei sempre chiesto su determinate cose, ecco, che sono appunto le armature, le armi, questi elmi, questi scudi, che non hanno nulla a che fare con la storia che ci raccontano questi qua, ma erano di tutt'altro utilizzo sicuramente. Stefano, vuoi far vedere tu immagini? Vuoi condividere il tuo schermo? Inizio a far vedere quelle poche immagini che ho io e poi fai vedere le tue. Sì, allora, come sempre devi andare su presenta. Sì, dico, vuoi iniziare tu? Boh, non lo so. Vabbè, mo già sto qua. Vai, e tu entra. Intanto io ne ho prese poche, però giro ce ne ho altre, perché... Allora... Io ti ho mandato un po' di foto su WhatsApp oggi. Le hai messe anche quelle? Queste, no. Vabbè, quelle ce le ho io qui, io dopo. Ok, perfetto, così poi le colleghiamo. Sì, ma io le avevo messe anche, aspetta, immagini. Ah, nuova cartella 2, immagini della mattina d'altaria, vabbè. No, va bene, qui ci sono in mezzo pure, però potevamo partire da... Allora... Unitore ha messo un commento anche abbastanza interessante, che sì, forse sì. È proprio la luna che non fa crescere gli alberi giganti, potrebbe essere, però io vedo che comunque gli alberi più grandi sono i primi che tagliano nelle foreste, quindi ormai lo fanno proprio, sono selettivi. Beh, dovete, certo, dovete immaginare che tutto quel discorso, perché abbiamo unito a quelle cose che mi ha presentato Riccardo sul fatto dell'era del silicio, che la Terra elettricamente è stata modellata per diventare qualcos'altro, e i resti, appunto, la trasformazione di questi alberi giganti è alla base di questa grande porzione di terra, che sono stati poi i cristalli, sono stati la resina e l'oro, tutte queste cose qua, che appunto, e poi hanno permesso appunto di produrre tutte queste cose che abbiamo estratto, sono state estratte e sono state portate via. Diciamo che quello che abbiamo sempre parlato come quella grande pietrificazione è stato il momento in cui, come dei contadini, vanno e prendono di petto un terreno, smuovono la terra, fanno e la preparano per una nuova cultura. Ecco. E lì un mondo di pianeggiante, un mondo dove i rami erano giganteschi e c'erano interi villaggi sopra, è diventato un mondo frattalmente tutto in proporzioni ridotto, come se quell'unica energia immensa che emanava prima è stata poi frammentata in tanti vari, diciamo, dosi di energia più specialistica. Scusate, interrompo, perché adesso ho visualizzato esattamente come potrebbe essere questo mondo ipotetico, primordiale. Ovvero un unico grande firmamento e poi le due energie che in mezzo si addensano e creano la materia, quindi il piano, quindi questo immenso piano. Quindi vediamo questo immenso piano come un immenso piano, un immenso prato verde, dove tu fai un orto, ok? Però tu metti che è molto grande, diversi ettari. Quindi tu cosa fai? Hai tutta vegetazione che cresce così in natura, ok? A un certo punto dici, ok, adesso questo grande terreno voglio iniziare a prepararlo e a coltivarlo con diversi tipi di coltivazione. Quindi voglio fare, lì faccio i pomodori, lì faccio le bietole, lì le patate, le cipolle e così via. Quindi praticamente questo immenso piano è stato diviso in varie zone di lotti di coltura, ok? Quindi ho detto, ok, lì in quella zona specifica, che quello è un punto buono dove secondo me si formano i materiali, cioè i minerali che poi genereranno il ferro e tutto, andiamo a tagliare tutto quanto qua, tutto quanto, e lasciamo che poi la natura faccia il suo corso, per poi darci quello che poi a noi ci serve, che è il prodotto finito di quella porzione del nostro orto, che sono i minerali, i metalli preziosi e quant'altro, ok? E quello metti che è una specifica zona
di questo grande campo da coltivare, che stava iniziando ad essere lottizzato per fare diverse coltivazioni, è il pianeta Terra, che è quello magari più vicino al centro energetico, dove si deve, che ha quelle proprietà particolari, bla bla bla, che gli serve per avere questo genere di risultato, che gli serve poi per utilizzarlo per le loro super tecnologie, le loro super città che lievitano e quant'altro, come si sente nelle varie narrazioni di mitologia e quant'altro. E quindi lì cosa succede? Che a un certo punto quella zona lì si dice, ok, quella zona la chiudiamo e facciamo in modo che tutto quello che c'è all'interno si decomponga, faccia il suo corso naturale e poi generi quello per cui è stato preparato, per il prodotto per cui è stato preparato. Ok, e lì sì, ci mettiamo nella cupola elettromagnetica. Certo. E visto che nelle teste antichi non si parla di luna, io penso che per arrivare a questo mondo che hai esposto tu, c'è stato un bisogno di un po' di tempo in cui siamo stati quasi lasciati liberi, in cui l'armonia ha preso il sopravvento naturalmente, sono state create delle cose che servivano proprio per la trasformazione, quando l'armonia ad alte frequenze è stata trasformata in basse frequenze tramite tutta una serie di escamotaggi, della divisione, del divide impera e dell'uso della guerra come un rullo compressore sistematico passato a distruggere tutta la gentilezza e la crescita spontanea. Penso che un periodo ce l'abbiano lasciato, un bel periodo libero da tutto questo. Come quando fai la giunglificazione, oppure tu hai appena sistemato un terreno e lasci che per una stagione vada quasi così, in surplus, vada per conto suo, però in questo momento si stanno creando tutti i presupposti di compostaggio, si stanno creando i presupposti poi per magari per farci una piantagione di oppio, magari questo si può dire, e invece ti è ripartito con frutta e verdure. Ritornando a bomba le armature, noi siamo stati addestrati a pensare appunto e a vedere con tutti questi film degli uomini, dei super uomini che impugnavano spade gigantesche a due mani, che pure a sollevarle per ominidi con noi erano impossibili, oppure a portare armature del peso di 30-40 kg a cavallo sul deserto infuocato a 50-60 gradi. Io ripeto che ho fatto il carrista, sono stato giorni, settimane dentro i carri armati, una massa di ferro dai 40-60 tonnellate che d'estate è infuocato e d'inverno ti muori di freddo. Quindi immaginate che significa ritrovarsi dentro un'armatura nel pieno deserto, oppure a fare un movimento che non sia, cioè anche solo alzare il braccio, figurarsi imbracciare uno spadone di svariati chili, che proprio si vede che è costruito per una mano molto molto più grande di quelle che possediamo noi, insomma. Quindi il discorso principale è che poi piano piano si è cominciato a capire che queste armi che venivano brandite all'arma bianca, come il discorso che poi non potevano non esimersi da fare, che un assalto all'arma bianca non poteva durare più di tot di minuti con armi piccole, parlo, con armi adeguate, figuriamoci con quell'armi là. Allora queste armature, certo, se vuoi parto io con un po' di immagini in questo caso, così faccio vedere un po' di armature, sì, un po' di... Vedete, avevo questa qua, ma ok, aspetta, allora okay, faccio vedere queste qua e poi lascio tutto il campo a te. No, perché io ho proprio foto di armatura e cose, scusami. È meglio che parti tu. No, fai vedere, questa è perfetta, guarda, io, no, anche di cosa stiamo parlando. Accendiamo. Scusami. L'hai chiusa. Ma io c'avevo solo questa che la volevo, infatti dovevo partire dopo e poi volevo far vedere tipo la mano di
di Santa Chiara che hanno rifatto la riproduzione come armi e energia diretta. Qui vediamo a destra il guanto di Loki, no? Il film di Thor, e a sinistra, guarda caso, c'è il guanto di Santa Chiara. Sapete tutti la leggenda, erano arrivati i saraceni, lei che era anche mezza agonizzante sul letto, le sorelle sono andate, aiuta, aiuta, arrivano i saraceni. Lei ha detto aprite quel cofanetto, e dentro il cofanetto c'era questo guanto, lei l'ha indossato, è uscito fuori dalla porta e ha emanato un raggio accecante che ha paralizzato quasi tutti e ha fatto scappare questi saraceni che volevano appunto entrare in questo convento che era sprovvisto di mura, tra l'altro. E la stessa cosa, poi vediamo che questo guanto, lo rivediamo sempre per il loro gusto molto simpatico, tra virgolette, che c'hanno di essere ironici, e lo mettono da indossare a Loki e penso in tanti altri pure videogiochi che ci sono. Ora qui abbiamo tutta una serie di questi che tu, Riccardo, su queste cose sei molto dentro, sul fatto di tutte questi strani elmi, no? Per quale motivo dovevano fare questi elmi? Interessantissimi questi. Puoi fare lo zoom su questo, che non ho capito bene. Questo qua, questo è uno scudo famoso, uno scudo appunto. Questo è uno scudo. È uno scudo che veniva indossato, vedi, la mano e da tramite al solito. Guarda anche quelle antenne che c'ha. È come il positivo, il negativo, e l'ha messa a terra. Certo, come il discorso che avevo fatto. La scarica a terra, l'energia. La scarica a terra, e in ogni caso... L'armatura non è un'arma, è un campo d'orietale che protegge dalle armi psicotroniche che ci hanno, per esempio, come erano in grado i condottieri di annichilire proprio la volontà di migliaia e migliaia di uomini e farli marciare fino alla distruzione. In questo caso tu ti premunivi con un certo tipo di armatura tarata in un certo modo, e tu questi influssi dei sacerdoti o del sovrano stesso ne eri esente, no? Praticamente il fatto che di tutti questi copricapi servivano anche i faraoni stessi, che comunicavano tra di loro con le mani oppure con abbiamo visto l'ureo e poi il bastone. Tutte queste cose qua appunto servivano sempre per poter annichilire la mentalità del popolo. Ricordate sempre che io ho parlato con molti anziani e la maggior parte concorda su una cosa, che c'hanno come una specie di nebbia dalla Seconda Guerra Mondiale, non ricordano mai veramente di aver incontrato il nemico. Io sono quasi cresciuto con mio nonno e se l'ha fatto dalla guerra di Spagna, la guerra di Grecia, lui non ha mai incontrato il nemico. Anzi, sotto la guerra d'Abissinia, quindi parliamo che è stato ad Addis Abeba, è stato proprio nella guerra lì contro il Menelik. L'unica cosa che ripeteva fino allo sfinimento, e che noi magari lo prendevamo un po' di fantasia, vedi com'è il fatto, diceva che quando era arrivato al Cairo era scesa tutta la spedizione italiana e c'era un enorme, lungo 15 metri, un tritone, lui diceva, arenato sulla spiaggia, metà pesce e metà uomo, che strillava come un umano, dentro una rete. Poi sto tritone hanno fatto vedere che lo portavano al museo del Cairo, ma se ne sono perse le tracce. Quindi vedete che già ai tempi di mio nonno c'erano ancora questi esseri straordinari. Qualcuno c'era, come il famoso serpente gigante di Attilio Regolo nella prima guerra punica, quando fece fuori addirittura più di 200 uomini quando si accamparono non lontano da Zama, e Attilio Regolo, voi sapete, fu catturato, e la botte in cui fu rinchiuso non è una cosa messa lì per caso. Poi, come vedete, questo scudo veniva indossato e veniva usato più o meno così, emanando un raggio, vedete? Poi abbiamo questi qui che in questo caso, tutto questo che vedete, questi segni, non sono un caso per tutte le case automobili. Puoi fare lo zoom per favore qua, stai, che è piccola questa foto. Ecco, sì, vediamo la Mercedes, il BMW, la Volkswagen, per capirci, tutti questi segni in passato hanno avuto una loro valenza molto importante nell'ambito
di simboli di potere, perché proprio che derivavano da delle armi, in questo caso armi, degli strumenti che potevano fare diverse cose, anche atti a offendere. Quello della Volkswagen è il caso più eclatante, perché se prendiamo il marchio della Volkswagen, lo facciamo ruotare velocemente, apparirà la nella geometria sacra, apparirà questa qua. Aspetta, fammi vedere dove apparirà, l'avevo salvata, non si vede quella cosa che invece ci hanno fatto credere abbinata sempre a cose brutte, che era affetto. Sì, sì, sì. Allora io la sveva. La sveva. Perché non si sa più neanche cosa si può dire qui su YouTube. Sì, sì, vedi, non c'è più, l'avevo salvata. Vabbè. Vabbè, quindi, sì, confermo. Avevo visto anch'io un video, questa quando gira velocemente dà proprio quel simbolo lì, che poi è un simbolo energetico, che è anche il simbolo anche di Shiva il distruttore, oltretutto. Sì, e qui vediamo dei particolari, che io ce n'ho tanti, di questi quadri, dove fanno vedere appunto come erano i veri duelli, cioè con le spade che fanno vedere fiammeggianti che emanavano, e noi l'abbiamo visto in tutti i film e anche i cartoni animati, Seven, là, come si chiama, che fanno vedere quell'altro da Dune, come si chiama, della spada laser, no? Che indossiamo pure a carnevale. Quindi praticamente io questi qua io lascerei fra un po', voglio vedere se è rimasto qualcosa. Ecco, come vedete qui, questo è proprio un elmo che fa proprio vedere sopra. Lo puoi ingrandire un po' questo, per favore? Guardate proprio i particolari. Sono anche le pietre, sono gemme quelle che ci sono qui in castone. Certo, quelle sono basilari per quanto riguarda tutta una serie di... Guarda, è proprio, questo è un elmo in oro poi sicuramente. Sì, guarda. Oro e guarda come tutto anche ben... come si dice, saldato, ma sono saldature fatte al laser, guarda. Certo. E le funzioni di sto elmo penso che erano abbastanza pesanti. Ma un po' adesso mi ricordo. Quando presente corna, quelle che dici tu, anche nei bronzetti, quelle sono... Ma sai una cosa, mi ricordo che c'era, anche da quando ero più ragazzetto io, c'era un cartone animato che si chiamava I Cavalieri dello Zodiaco. Se non sbaglio, questi qui diventavano, avevano le armature che praticamente una volta che si componevano gli davano forza, cioè, comunque erano armature speciali. Alla fine ce le dicono queste cose. Allora, vai tu. Sì, adesso faccio vedere un po' di immagini subito collegate a queste, così. Aspetta, che però adesso devo mettere il mio. Ok, adesso sto condividendo il mio. Allora, questo è per far capire un attimino. Datemi conferma se vedete l'immagine. Si vede? Stefano? Sì, io la vedo. Solo che la devi mettere a schermo, intero. Aspetta un attimo. Metti la schermo, ragazzi. Ok, aspetta. Si vede adesso? Sì. Ok. Guarda, questa è come se fosse una bobina di Tesla, vedi? E questa, vedi, è una sorta di gabbia, che poi si chiama gabbia di Faraday in fisica. In pratica è un po' come fanno, un po' lo so... sistema che ha le macchine che sono isolate, no? se c'è un temporale ti nascondi, cioè ti rifugi dentro la macchina, sei protetto praticamente, con gli aerei lo stesso, con una serie di parafulmini. Questo è per farvi capire, ecco, questi qui sono fulmini, scariche elettriche, questa è una gabbia di Faraday, e queste sono le armature. Ok, quindi queste armature iniziate a vederle già un'ottica diversa, poi guardate nel dettaglio anche. A parte che immaginatevi a indossare una cosa del genere,
come hai detto tante volte tu anche lo stesso, immaginatevi dentro, qua dentro, che è tutto metallo. Siete fuori in montagna, ci sono, che ne so, meno 5, meno 6, meno 10 gradi. Praticamente morite congelati dentro. Viceversa, in piena estate, in alta montagna, ad esempio, perché poi ci dicono che sì, qui erano i castelli medievali, altrimenti in montagna, col sole a picco, queste strutture, queste armature, immaginate che temperature potevano raggiungere. Quindi è impensabile anche che avessero delle funzioni come ci descrivono. Questa invece è un'armatura completa anche del cavallo. Oh, aspetta che forse... No, cavolo, mi sa che... Ok. Mette un po' di pazienza. Allora, però, perché... Allora, questa qui... Abbiamo un altro tipo di armatura, guardate anche qua, come se fossero delle antenne, cioè dei, come posso dire, ricevitori, no? E questa è la classica maglia tipica. Quindi secondo me erano proprio per proteggersi da determinate armi. Adesso vediamo un po' più in dettaglio anche le armi. Adesso andiamo un attimino addirittura all'epoca dei bronzetti sardi. Ok, perché qui ci sono immagini veramente interessanti da collegare a questa cosa delle armi. Allora, andiamo a vedere un attimino gli elmi. E poi li vediamo in dettaglio. Allora, guardate quest'elmo. Allora, guardate queste sorte di corna come sono fatte. Guardate le punte. Non sono fatte come se fossero delle punte di corna. Come se avessero un altro tipo di funzione. Ecco qua, questo è un bronzetto sardo, lo stesso. Anche lo scudo, anche questi due scudi. Cioè, a me tutta questa, diciamo, armatura, nel suo complesso, mi sembra un'enorme proprio armatura energetica, che è capace di ricevere energia dall'etere, e utilizzarla come arma di offesa o anche di difesa. Infatti lo scudo era di difesa proprio contro le armi energetiche. Scudo. In quel bronzetto sardo in particolare si vede anche lo schema del flusso delle cariche nel campo magnetico. Poi vedete qua, ad esempio, questo qui è uno sciamano siberiano del 1662 avanti, del 1692 avanti Cristo, guardate, le corna, ok, il tamburo, quindi il suono, i canti, quindi le frequenze, è sempre le corna sono in tutte queste culture e civiltà. Questo qui sicuramente, questo Alberta, quindi in Canada, sicuramente 1880, quindi questi degli indiani. Qui ritornano anche capelli sicuramente e le piume. Le piume lo stesso erano alte come delle antenne. Questo è lo stesso un capo tribù indiano, guardate anche loro, anche lui, le corna. E guardate qua, questo è l'elmetto di prima. Ok, guardate. E in tutte le culture lo troviamo. Questo è l'elmetto di prima con le penne. È la tipica cresta, come c'è, si vede anche nei caschi, diciamo, dei romani, così come ci descrivono. Questa è la foto di prima. Adesso vi voglio far vedere un'altra cosa. Ecco questo qua, per esempio. Allora, questi sono i corni di uno di questi elmi. Ok? Che sono fatti di piombo. E il piombo ha delle caratteristiche particolari. È un metallo, però ha bassa conduttività. Più è duttile, maleabile. E guardate, e viene utilizzato come... È proprio come se fosse una sorta di protezione da...
è una sorta di protezione, perché questo qui è un metallo che però non è molto conduttivo. Guardate, questo è sempre l'S-corno. Quindi questo è il retro. Ecco, anche diverso. Guardate qua frontalmente, guardate. Quello che vi dicevo prima della punta delle corna, guardate. Questo non sono corna. Quindi questo non è neanche una cosa, un ornamento per spaventare il nemico. Queste corna non avrebbero senso in una battaglia. Sarebbero scomode, farebbero sbilanciare anche l'elmetto, che in teoria dovrebbe difenderti da pietre o colpi o quant'altro. Invece proprio si vede che non sono atte alla difesa, così come ci hanno fatto intendere. E anche se collegano le armi parlanti, c'ho delle altre foto che volevo farti vedere poi. Sì, sì, aspetta che faccio vedere un attimino. Vai. Alcune foto di queste, poi ti ripasso la cosa, perché questi sono tutti documenti storici. Guardate qua, questo è tutto riguardante la Sardegna, prevalentemente nuragica, ma queste cose qui le troviamo un po' sparse in tutta la Grecia, il Mare Egeo, fino a Creta, l'Egitto anche. Poi vi faccio vedere altre cose sull'Egitto. Ok, guardate, questa qui è una tavoletta. Questo sta spiegando come una sorta di geroglifico. Questi qui sono simboli dell'energia, vedete? La spirale energetica. Questo sicuramente è qualche simbolo legato direttamente all'energia. Ok? Vedete qua, vedi, questo è legato a questo simbolo qua, sempre dell'energia, come se le tue mani irradiassero energia. Poi vedi qui la spada, adesso aspetta lo zoom, vedete, questa è la spada. Quindi questo sta indicando praticamente che questo qui è un'arma legata all'energia. Ok? E vedete qui il casco con le corna, ok? Ed è tutto collegato, è tutto un insieme, è tutta la sua armatura, vedete, la lancia, tutto questo armamentario qua che lui ha in battaglia, è tutta la sua armatura da guerra, per offendere e difendere. Vedete qua, questo è un altro bronzetto, questi sono tutti i bronzetti nuragici sardi, ragazzi. Ok, anche qua il casco con le corna, la lancia, lo scudo. Questo per esempio questo è il toro con le corna d'oro. Ok, questo penso che sia, questa foto l'ho presa, deve essere nell'isola di Creta, però non ne sono sicuro. Comunque non è in Sardegna, però sembra anche una maschera. Quando loro ci dicono l'uomo minotauro con la testa da toro e cosa, magari era un uomo che aveva un'armatura corazzata e aveva la sua maschera, che era una maschera, questa qui era una maschera, quindi poteva anche indossare un ornamentario che non era neanche tanto per bellezza o per intimidire gli avversari, era proprio un'armatura da guerra. Ecco qua, adesso per esempio, guardate questo qui, lo stesso, questo mi sembra più tipo uno spinotto, ragazzi, guardate la perfezione, adesso lo metto nel dettaglio, perché io qui a Berlino di queste cose ne vedo molte, queste sono fatte con stampanti 3D, questi blocchi qua, poi sono saldati sempre con questa sorta di malta, ma sono tagli precisissimi, non sbagliano di una virgola, guardate anche qua, guardate che la perfezione, questi sono fatti con laser ad altissima definizione. Ma infatti questa energia... Ecco qua. Sì, scusami, dimmi, vai stessa. L'energia delle corna, come per dire che possono essere sfruttate, e sono state sfruttate quindi anche per altre cose. Era un'energia potente che è stata sfruttata anche per il passaggio interdimensionale. Capito? Assolutamente. Allora, questo è un altro esempio di arma incredibile. Allora, questo voi ditemi se potete andare con un oggetto del genere in battaglia e usarlo come arma per colpire qualcuno con lo scopo di ucciderlo. Adesso vi faccio lo zoom, adesso la analizziamo più in dettaglio. Ok, sono tre, quindi non è solo una, eh? Una, due e tre. Adesso nel dettaglio vediamo tutte le cose. Allora, anzitutto guardate il bastone centrale. Anzitutto il materiale, a me questo sembra il rame. Ok, quindi il bastone centrale, ok, un bastone centrale di rame, abbiamo, guardate, qui nell'apice, vediamo se posso ingrandirlo ancora, vedete,
guardate, una sorta di spirale, una sorta di zigrinatura, come se ci puoi avvitare qualcosa o meglio ancora proprio una sorta di spirale, no? Ok? Per la storia delle spirali, delle bobine di Tesla, per una questione proprio di flusso energetico. Poi abbiamo ovviamente l'alternanza delle due polarità, ok? E poi tutte queste tarsiature che sono perfettamente tutte simmetriche, ok? E fate anche queste qui sicuramente con qualche laser, ok? Non penso sia fatto a mano libera. La base è lo stesso, guardate. E la stessa cosa è sia qua. Quindi sono proprio armi fatte in serie. Non so che materiale sia, ripeto, a me sembra rame. O può essere magari, che ne so, bronzo, ottone. Però mi sembra molto... A me sembra di rame. Guardate, vedete un po' il rossiccio qua. Dove c'è la... Beh, quello serviva pure per la massa a terra quando... Sì. Vedete, questo è stato tagliato. Di Thor, ricordi il martello di Thor? Esatto. C'è una foto anche del martello di Thor. Vedete qua, questa è stata sezionata. Sicuramente volevano vedere come era fatta dentro. Perché qua, vedete, quella è stata sezionata qua, dove c'è questa sorta di bottoncino qua. Lo vedi? Qua. È stato tagliato. Sicuramente volevano vedere come era fatto dentro. E dentro è vuoto. Poi qui c'è un'altra incisione, sempre perfettamente simmetrica. Questo è un altro... Queste sono le corna di prima che vi ho fatto vedere. Aspetta che voglio vedere se c'è qualche altra... Per non parlare poi delle navi. Questa qui, questa immagine, vedi, è da far vedere. Questo è Shiva. Il dio... adesso non vorrei dire stupidaggine hindu, comunque nell'altra Shiva, il cultore Adrimurti. Dimmi Stefano, scusami, ti ho parlato sopra. Vishnu, Shiva, la Trimurti è proprio al quale è legato anche il simbolo di cui parlavamo prima, che è legato il baffetto, che è il simbolo proprio dell'energia. È stato proprio un periodo. No. Sì, guardate anche queste spade, guardate per esempio. Poi ti rilascio la parola e le foto. Vai. Perché magari queste foto tu non ce li hai e così guardate anche qua le spirali, c'è sempre lo stesso leitmotiv, c'è sempre poi in mezzo dove si deve polarizzare l'energia, ok? O comunque come se fosse un po' la messa a terra, non lo so, come se fosse il positivo e il negativo e la terra. O comunque dove si poi si può polarizzare tutta l'energia, si può addensare l'energia. E queste sono molto particolari. Che tipo di armi sono? Che spade sono queste? Questa è un'altra cosa che era legata alle navi, però. Quindi sicuramente, ecco qua, anche le navi, le imbarcazioni, queste sono imbarcazioni sarde, molto simili anche a quelle vichinghe, guardate quante sono, non ce n'è nessuna che abbia una vela, e hanno tutte quante queste corna, ok? E poi questo, in alcuni casi si vede molto bene, questo albero centrale, che dovrebbe essere quello della vela, ok? Però qua si vede una sorta di spirale, come se fosse una sorta di turbovela, non lo so, come se prendesse l'energia dall'etere, la convogliasse, la utilizzasse per poi spostarsi. Ok, io non so come potesse funzionare questa cosa, però questo è un mio ragionamento. Però mi ispiro anche al fatto che, per esempio, non so se tutti, cioè se qualcuno di voi si ricorderà Jacques Cousteau, tu Stefano mi sa di sì perché ti avevo anche già fatto questo esempio. Lui aveva costruito una barca con cui faceva le escursioni per fare i documentari, si chiamava il Nautilus, mi sembra, e aveva la turbovela, non aveva vele, diciamo, tipiche, aveva questo albero centrale che sfruttava le correnti atmosferiche, le convogliava al suo interno e le trasformava in energia cinetica. Però questo qui invece io più che utilizzare le correnti, quindi i venti, che utilizzasse proprio
per trasformare come un albero motore che gira, quindi trasformare l'energia cinetica per poi spostarsi, avendo qualche motore particolare, utilizzasse direttamente l'energia dell'etere, okay, l'energia, prendesse estraesse l'elettricità dall'etere, e quindi potessero andare molto 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 veloci. Infatti dominavano i mari, vedete qui sempre come prima, sempre le stesse armi, e che poi armi. Qui più che armi, qui abbiamo, io non vedo chissà quali spade o che, qui vedo proprio dei guerrieri temutissimi che avevano queste armature molto particolari, quindi erano temuti non tanto magari per la loro forza, quanto per le loro capacità, in quanto magari dominavano l'energia. E questo qua, vedi, questa qui è una figura nuragica di corna con un disco centrale, ok? Quindi queste due corna, il disco centrale io lo vedo più come una sorta di palla energetica, ok? Quindi l'energia che si convoglia in mezzo a queste due corna. E vedete, questa è una rappresentazione che si trova in un muro vicino all'Egitto, ok? Tra la Grecia e l'Egitto. Vedete, qui si vede proprio bene il casco con le due corna, è questa palla centrale, e questi sono proprio gli Shardana, gli antichi guerrieri sardi, che erano, a quanto si dice, guardiani dell'imperatore, cioè del faraone, scusatemi. Questo è sempre un altro bronzetto sardo, sempre con queste corna giganti. Immaginatevi quanto deve essere difficile poi rimanere bene in equilibrio con delle corna così, che ti spostano completamente in alto il baricentro, e chi fa sport di combattimento sicuramente sa che questa cosa qua è una cosa che in battaglia, in un corpo a corpo, non ti può che danneggiare. Quindi proprio non ha senso quello che poi ci viene raccontato. Ecco, questa è l'immagine di prima, questo è un altro, questo è in Grecia, però non è in Sardegna. Sempre in quelle isole dell'Egeo, sono per le immagini di prima, e mi sa che quelle cose interessanti che volevo far vedere qua riguardo elmi, corazze, armature, io mi sa che li ho fatti vedere tutti, anche questa, ecco qua, quello che dicevamo prima, guardate qua, adesso non so se questo qui sia Thor, comunque anche questo qui c'è un martello energetico, e questa è un'altra spada, guardate, con il manico competente in oro, con tutti questi buchi. Immaginatevi che poi l'oro è anche duttile e malleabile, immaginatevi in battaglia come si potrebbe deformare facilmente una cosa del genere in oro. Che utilità può avere questo in battaglia? Riccardo, in questo caso però io ce l'ho dei manici che sono dei veri e propri toroidi, lì dentro manca qualcosa, c'è una vera e propria bobina. Certo, vabbè. Certo, questo è solo lo scheletro. Però quello che dico io, se tu costruisci un'arma da battaglia, tu fai un manico in oro che si può deformare così. No, però l'oro sappiamo le proprietà magiche. Esatto, che ha proprietà energetiche, non certamente per andare in battaglia e usarlo come mezzo contundente, in quel senso lì. Ok, Stefano, allora adesso io torniamo io a te, fammi, perché io quando metto le foto non vedo nulla di nulla, vedo solo le mie foto. Tu interrompi e io metto condivisione, no? Ok, adesso condividiamo il tuo. Tu mi vedi qua? Le vedi? Perfettamente, adesso ti sto condividendo il tuo. Ok, adesso tu puoi aprire le... Questo per esempio è un attacco. Noi andiamo a vedere, abbiamo visto adesso le armi, diciamo energia diretta di un certo periodo, poi vediamo anche la loro evoluzione in forma, però in questo caso non più un campo di battaglia, ma proprio indirizzate. Qui vediamo su queste 100 lire un simbolo del potere, che era una vera e propria arma, un'arma potentissima. Infatti tutti i sovrani, il fascio era un'arma per eccellenza. Qui riconoscerete tutti come si presentava dopo quello che chiamano la buttata della bomba, no? Quando sì, sì. Vedete? Ora qui vedete anche le immagini, questo è stato molto pubblicizzato, qui vedete gli scheletri, però notate i particolari che ci sono, tipo alberi ancora in piedi,
alcune cose particolari, legni che non, certi legni non sono bruciati. Ora guardate questo, qui vediamo ancora questi alberelli che ci sono ancora tutti, e questo si aggira, va tranquillo in giro, in un posto che appena successo dovrebbe essere fulminato dalle radiazioni. Qui è ancora così, poi a un certo punto, vedete, si è accartocciato, queste sono, questo è appena stato bombardato, questa zona dovrebbe essere altamente radioattiva, bene, non mi sembra che usano mascherine o protezioni di tutte, comunque qui vediamo questo, questo, questo. Questa, io ho fatto un video proprio specifico su questo, ho anche delle foto, ce li ho anche se vuoi dopo, per confrontarle con l'incidente, con gli incendi in California nel 2012. Quello che stavo arrivando a una foto, perfetto, non era per supportarti, perfetto, alla grande. Eccola qua, mo l'allargo. Questa qui è come se presentava, vedete, in macchine, California nel 2018, tu ci avrai foto ancora migliori logicamente. Eccolo qua. Le tue stesse, prese da internet. Io penso che l'arma che hanno usato a quel tempo sia la stessa arma, magari con meno potenziale, usata per la California. Qui addirittura fa vedere, no fuoco, fuoco, una linea proprio, vedete? E qui ritorniamo invece indietro a quel tempo là, vediamo questo personale che sta qui seduta tranquillamente. Qui vediamo quell'arma che prima vedevamo nello scudo, la vediamo anche in rappresentazioni cinesi, vedete che strano tipo, qui, non qui parliamo sempre che loro datano 300, 400 dopo Cristo, quindi non è una Catling, Catling è un tipo di mitragliatrice che avrete visto in tanti film fasulli sulla guerra di secessione americana, no? Quella che usava Sergio Leone quando andava a nozze con giù la testa, che giravi quella manovella e quelle canne, tipo un palo, quindi Catling o Browning? Browning è quell'altro invece con raffreddamento d'acqua. Qui vediamo proprio che cosa... Ma questo è il fascio elettorio, quello in mezzo. Il fascio, lo vediamo proprio il fascio, proprio che è il simbolo del potere che io utilizzava. È un'arma sicuramente potentissima. Ecco, e qui vediamo i manici delle spade, come sono i raggi, certi manici erano dei veri e propri toroidi. Oh, ma questi manici sembrano alcune foto di torri e cose che c'erano in passato, quando vedi le foto delle mostre di Parigi, uguali. Parliamo di spade, cioè presunte antiche, no? Per quale motivo l'interno erano fatte in questa maniera? Qui sembra è geometria sacra, qui. Certo. Qui vediamo proprio il paragone, come vedete. Sì, sì, sì. Mobilità, ma certo. Oh, ma che mi parte il dito? Ecco, ecco qua. Vedete? E stessi nodi pure dei marinai. Sì, sì, sì. Poi qui l'abbiamo già vista, e qui guardate le piume, guardate questo capo, che protezione poteva avere questo samurai. Wow! Questo è una corazza dei samurai. Qui invece ritorniamo in Occidente e vediamo proprio, qui non c'era un lembo di pelle che era... Puoi ingrandirlo? Puoi fare lo zoom qua per favore, che si vede piccolo. Bello, bello, così. Così, vedi. Poi guarda come sono tutte ben... Cioè, ma tu immaginati come le hanno fatte tutte queste rifiniture perfettamente... Le hanno fatte a mano, queste sono tutte fatte, però la cosa che adesso mi viene in mente, che l'ho sempre avuta sulla punta della lingua, se tutti fanno caso, sono andati nei castelli e ci lasciano queste armature, che si arrivano a 1,60 m il grasso che cola. In ogni caso le armature non le ho mai viste dei grandi. Quindi vi rendete conto che chi possedeva queste armature praticamente facevano parte di un tipo di ominidi che secondo me non aveva a che fare con i pari grado della stessa altezza, ma molte volte aveva a che fare con una razza diversa. Capisci quello che intendo? Sì, sì, sì. Qui ancora quello di prima con le varianti.
Qui vabbè, vediamo, mo sono un po' mischiate, vediamo. Vabbè, non importa, non Ah, importa. qui c'è anche un altro elemento più, il famoso incendio devastante che distrusse la città imperiale tartara di San Francisco nel 1906. Prima c'era stato il terremoto, ecco, questo è Hiroshima. Comunque, a proposito di Tartaria, adesso vabbè, non so se c'è ancora Chicco, ma con Chicco faremo una puntata particolare dove tratteremo anche in un'altra ottica, esamineremo la Tartaria, che Sì, oggi ma io l'ottica sono d'accordo su tutto, ma è come se, io faccio sempre questo esempio, è come se tu dopo tanti secoli scopri la Russia, scavi e trovi una Lada Niva. Questa macchina è stata fatta da meccanici proprio costruita a Togliatti Grad, è stata costruita nelle fabbriche, ma sotto un progetto della 124 Fiat, che gli hanno dato la comanda, quindi se ci sia stata una conoscenza universale che parte da queste cose, e io considero la Tartaria come l'ultimo baluardo dell'esistenza contro le lobby, le corporazioni, ma non è che si deve dire allora se la Tartaria non è stata lei a fare quelle cose, ma le ha sfruttate, non è che poi tutto un tratto la Tartaria non esiste più, perché la Tartaria noi sappiamo benissimo che è esistita, addirittura. Voglio dire una cosa in più, mettimela faccia, sì. così ci No, la metto. cosa sulla Tartaria che ti volevo dire io era vista là. Tu immaginati, per esempio, adesso ragioniamo sempre per ipotesi, per assurdo, stiamo fantasticando. Allora, metti che prima che successe il patatrac, questa grande guerra, questo grande che poi si reset, non è stato un reset, una grande guerra. Allora, la civiltà umana qualche secolo fa, non sappiamo quando esattamente, non lo diciamo, non lo ipotizziamo questo. Qualche secolo fa c'era la pace, l'armonia, tutto il mondo era bello, con costruzioni meravigliose e quant'altro. Poi è successo a un certo punto. Due fazioni, quella che ha fatto sì che tutto questo mondo fosse così bello e godibile per tutti, e un'altra fazione invece che era quella avida, e quella che voleva invece privare a tutti tutto quello, per averlo solo loro e poi per poter dominare tutta l'umanità. Qui cosa succede? Nella Terra c'è stato uno scontro interno fra queste due fazioni in tutti gli E angoli della Terra. Ok? si rifà quello che stavo dicendo io. Questa guerra è stata fatta senza proprio tregua. Ok? Chi vince, vince, resta qua e governa come deve governare, chi perde scappa e se ne va. Infatti, e voglio dire, stavo dicendo proprio questo, e mi rifaccio sul fatto che l'Occidente è stato il primo a crollare, perché come ha scritto pure qui Città Tartara Cagliari, là io parlo di due nomi, Wiatka e Perm. Il nome nel Medioevo, come si chiamava la Germania, era Perm. Ricordate Perm, che poi i Romanov ci hanno subito creato la città di Perm, ma sapete Wiatka? Qual era il nome della colonia imperiale, della colonia dove appunto era Tartaria, dove la Tartaria era l'Italia. L'Italia era chiamata Wiatka fino al Medioevo. E Wiatka, lo sapete che cos'è oggi? Wiatka negli anni 60 è stato un modello di Vespa che sotto la cosa dell'italiana Piaggio è stata riprodotta in Russia, chiamata Wiatka, e Wiatka è il nome di una colonia russa, chiamiamola Tartara, che era Italia. Allora io queste cose non le ho mai dette praticamente. Però sempre per il fatto che uno si deve chiedere perché il nome più comune in Italia è Rossi, Russo, Russo in Francia, c'è poco da fare. Quando tutta la storia che loro dicono della de Messina, che ancora resisteva qualcosa, qual è stata la prima flotta? Chi c'era lì davanti a Messina che ha dato i primi aiuti? La flotta russa. Ci stanno cose che l'Italia, quando si dice piena di monumenti e di cose, però io la storia che ho analizzato e studiato da certe fonti mi fa dire che anche il nome stesso, Italia, è una cosa recente.
come quando parlano di San Francisco che era una città imperiale, come Roma era una città sì imperiale, ma era la terza Roma in termini di importanza, non era la Roma che hanno decantato. E l'Italia, come poi la Germania, come poi la Spagna con la cacciata di chi in questo caso, in questo periodo storico, gli ha portato la conoscenza, perché eravamo una banda di analfabeti e i Mori hanno portato la conoscenza sia in Italia, infatti i quattro Mori, e poi sono stati attaccati duramente, perché i primi a cedere sono stati gli occidentali e il tallone duro, diciamo, il zoccolo duro che ha resistito della Tartaria fino a estinguersi è stato prima quello in America, una parte dell'America, poi hanno inventato le storie delle guerre di successione, l'ultima rimasta che combatteva era la regina Calaffia, quella che poi Hollywood ci ha rifatto Wonder Woman, e l'isola della California, appunto, quando hanno rifatto pure il Mago di Oz, che facevano vedere i griffini, i griffin, perché si chiamano griffin? Per prendere in giro i griffini che erano la truppa aerea della regina Calaffia che ha difeso per ultima il grande sterminio di centinaia e centinaia di milioni di indigeni, di gente innocente, di essere innocenti tramite, dopo con le coperte infette che abbiamo visto pure in tanti fumetti o film, ma prima ancora proprio con armi e energia diretta nel sonno mentre dormivano. Quindi immaginate che quei genocidi che stanno parlando adesso dalla seconda guerra mondiale è niente in confronto alle centinaia di milioni che sono stati uccisi, donne, bambini, tutto quanto, da questi che, dai vincitori, diciamo così, che poi hanno ricreato la storia. Quindi perché proprio in Italia russo deve essere il nome più comune, o Rossi? Perché dicono qua? Perché in Francia il nome più comune è Rousseau? Che poi cioè, la regina di cui parlavi prima, la principessa di prima, che, di cui Calaffia, parlavi prima, Calaffia. Sarebbe la Wonder Woman, le ammazza, no? Wonder Woman, quella che poi loro riprendono sempre questi personaggi e li trasformano. E l'isola della California poi l'hanno attaccata e è diventata tutta California, ma dava proprio, si diceva che era come l'ultima che è rimasta, come ancora viva, che però poi è stata sconfitta, le ultime navi hanno fatto tutta una serie di finti, di affondamenti come il Titanic, erano tutte la flotta tartarica, erano a Titanic, Lusitania, erano tutte navi che erano della flotta tartarica e andavano energia eterica. Quindi oltretutto, guarda, adesso qui c'è un ragazzo Ivano Carta che sicuramente è sardo, e saluto, ha messo Tattari, allora Sassari, Sassari sono due grandi città, no? A nord c'è Sassari e a sud c'è Cagliari, no? Sassari, e tu lo sai meglio di me. Tattarimanna era Tartaria. Tattari era Tartaria, sì, chiaro. Io ci ho fatto l'università a Tattarimanna. Cioè, che poi è la mia Sassari è tanta roba. Bello, tanta roba Sassari, oh, bizzini seri assussicati, Sassari, Sorso, Sennori e Blue Star. Bene, andiamo avanti con le foto. Hai altre foto? Un'arma parlante. Aspetta, che ti devo rimettere le cose. Ah. Vai. Bene, un'arma parlante qui vediamo. Questa è proprio una classica arma parlante, ricordate le mura di Gerico? Ricordate la famosa frase di Pier Capponi quando la storia del Federico Barbarossa: voi suonerete le vostre trombe. Lo sai che ci fanno a noi le vostre trombe? Noi suoneremo le nostre campane. Le campane erano un'arma parlante molto più potente della frequenza delle trombe. Qui vediamo, no, questa è una foto che è andata così per farvi capire che il fatto della mordacchia è un qualcosa che va dai tempi dei tempi, vedete? Il fatto di riuscire a mettere la museruola è una cosa molto importante per loro, proprio è un discorso che arriva dai tempi in cui, e qui in questo caso voglio dire una cosa che a te dovrebbe affascinare.
Il fatto che abbiano detto che i russi, i romano, tutta quella gente, gli aristocratici russi, poi che hanno fatto uno stuolo di schiavi che poi hanno trasformato in servi della gleba e appunto li utilizzavano anche come camerieri, dice che appunto in queste sale gigantesche avevano creato dei ballatoi dove dovevano passare i servi, i camerieri, perché non volevano che la loro altezza gli ammorbassero l'aria con il loro fiato, e quindi costringevano, se dovevano scendere giù a portare la pietanza, di mettergli la mordacchia, il bavaglio, no? Io in questo caso penso anche perché c'era proprio un problema frequenziale, non so, una cosa che qui, ecco, qui c'è una cosa che poi tu mi dovresti aiutare a capire, mi sembra troppo limitativo sul fatto che dovevano portare il bavaglio, perché sennò a livello terreno gli ammorbavano l'aria. Ci doveva essere qualcos'altro in questa aberrazione che i Romanov, appunto, di questi essi, questi arrivè, che non erano proprio quasi umani. Qui vediamo, l'ho ripetuto recentemente. Aspetta che rimetto lo schermo, che ok, vai. Qui vediamo centauri, vediamo sempre quel periodo in cui si è parlato molto di animali mitologici, ma per me mitologici non sono sempre, tu prima hai parlato del minotauro, questo è il centauro, l'abbiamo visto in tante mappe, rappresentazioni, può sembrare che una parte di quelli, di un certo tipo di individui, portasse avanti il discorso della clonazione, e che ci furono, lo vediamo anche nei conigli guerrieri, i cani addirittura. Sant'Agostino si disse che era, aveva un volto da cane, ora viene rappresentato proprio così. Queste sono le scene di prima. Qui vediamo una figura dell'uovo cosmico. Vediamo, questa è una figura che mi ha sempre affascinato. Non mi ricordo neanche dove l'ho presa, però ci stanno. No, questa foto me la mandi, per favore. Sì, poi te la mando. Questa è una foto che non so perché me la tengo da anni, ma proprio da ancora prima che iniziassi a svegliarmi. Chissà perché. Cose. Però io qui non è per caso. Guardate la forma della testa di questo qua, come fanno tante tribù indigene che fin da bambino fasciano. Lo puoi fare un po' lo zoom, per favore, così vediamo un po' di dettaglio. Come se ci fossero stati una serie di questi individui che hanno portato un certo tipo di conoscenza. E poi praticamente sono stati cacciati via, però in questo caso noi vediamo che questa è tutta roba tolteca, azteca, maya. Vediamo questa foto e vediamo il serpente piumato. E qui vediamo l'oro, quindi onnipresente, vediamo le solite maschere. In questo caso non vedo segni di spirale, ma vedo il dio serpente, vedo il serpente. Quindi qui c'è un qualcosa di rettiliano, forse, pure in mezzo. Anche il colore è verde. È la rappresentazione di un mondo che non è proprio così, però vedete sopra come è stato raffigurato l'iperboleano, come il Monte Mero con i quattro fiumi come oceano e le quattro porzioni di terra. Sono così. Ecco, l'Africa in questo caso, ecco, mi aveva colpito anche per questa cosa dell'Africa, che aveva al posto dove è il deserto adesso c'era un vero e proprio mare, vedi? Guarda, ricorda questo, aveva fatto un bellissimo video un bel po' di tempo fa, Anti-Omnia, dove aveva proprio fatto la mappatura, c'erano due grandi fiumi, un lago enorme, più grande del lago Titicaca. Questo può essere l'Antideo. Sì. Tant'è che si dice che sotto quella sabbia lì nel Sahara ci sia tanta di quell'acqua che non avevo neanche un'idea. Sì, che è dell'acqua. Quello che Gheddafi stava facendo sì. I pozzi per portare l'acqua in tutta l'Africa. E vediamo, allora, dove? Ah no, così. E vediamo pure qui, vediamo intanto st'isola che non conosciamo qua, il Madagascar che sta qui. L'India quasi rimpicciolita, Ceylon, Australia, vabbè, qui chi a giocare risico padroneggia. Qui vediamo proprio al centro, qui, un mare proprio dove si trova l'Ambator, Mongolia, tra la Cina e la Mongolia centrale. Vediamo qua, insomma, è un mondo un po' particolare. Qui comunque vediamo. se noti nel mondo tutti questi deserti, ecco, sono tutti quanti più o meno sulla stessa latitudine, non so come dire, ma sono tutti sulla stessa linea. Tu vai a vedere Australia, Asia,
Africa, è come se lì ci fossero state delle immense foreste. A un certo punto hanno mandato mica un enorme raggio laser che ha diciamo, polverizzato tutto quanto quello che c'era lì, e tutte le polveri di questi alberi che sono diventati poi la sabbia che poi ha creato i deserti. Qui si vede il serpente, vedi? Sì. Vabbè, comunque questa non me lo ricordo, però mi aveva colpito. Insomma, una cosa che sicuramente è un qualche cartone animato, qualcosa, però sicuramente chi l'ha fatta... È soprattutto nei cartoni animati, ti devono entrare fin da piccolino. È proprio nei cartoni... Tu pensi, io da piccolo sono cresciuto, la nostra generazione era quella spaventata dal nucleare. Cioè anche i cartoni animati, da piccolino cos'era? Che il guerriero dopo un cataclisma nucleare, Conan il ragazzo del futuro dopo un cataclisma nucleare, sì. La storia, le trasformazioni genetiche, questi uomini giganti dovuti alle trasformazioni genetiche, ci dicono un sacco di cose, sempre versioni la paura della guerra nucleare. E da lì poi c'era la guerra fredda, cioè. E quanto siamo cresciuti. In effetti, vedi di nuovo San Francisco, è come una cosa post-apocalittica. 1906, altro che incendio, qui è proprio una devastazione con armi e energia diretta. Sì, sì, guarda, qui sono intatte tutte le strade, guarda la fitta rete stradale. Non qui al centro questa l'hanno lasciata intatta. E quella è come anche a Colonia, ho visto una foto del genere, c'è tutta la Colonia rasa al suolo, c'è la cattedrale in mezzo così, una foto era identica più o meno. E qua, ritornando al discorso che hai fatto prima dei cornetti, questo non so pieghe della toga, questi sono proprio cornetti attaccati, vedi? Questo che porta il fascio. Questo porta e il qui fascio. C'è il bastone che è un canalizzatore non indifferente di tutte queste energie. Qui abbiamo poi la famosa campana. In questo caso tutti dicono, oh, tedesco, nazista. No, questo era proprio l'energia per... Era proprio fatta così, perché questo simbolo... Questo è l'otto, guarda, prima ho visto qualcosa che qualcuno diceva che la traiettoria della Luna poi dava un otto. L'otto non lo dà solo la traiettoria della Luna, qualsiasi tipo di astro o di cosa che ci sta girando intorno, fa una... perché l'energia... è perpetua, è un moto perpetuo quello che ci sta sovrastando, ok? Sì. E quindi poi a lungo andare fa, nell'arco di un anno fa una sorta di otto, che poi non è altro che il movimento perpetuo. Questa, vabbè, cos'è? La cattedrale di Chartres, no? Notre Dame. Tutto. Qui sempre il fascio, qui vediamo, ahimè, l'incendio, il solito incendio che è sempre nell'armata della Biblioteca d'Alessandria. Sottotitolo me, il Kaiser andò apposta per distruggere la biblioteca, e poi loro fecero vedere la storia di Cleopatra. Qui, vabbè, l'avevamo vista. Ah, questa qui è una cosa che te volevo far sentire. De come abbiano detto una verità, alzate bene il volume, come ci abbiano detto una verità, quando Papillon finisce in questa, lui aveva tentato la fuga, e finisce proprio qui nella Guyana, finisce in un campo per chi tenta la fuga. E guardate che cosa gli dice in questo caso il direttore, che proprio gli fa capire, e questo secondo me è rivolto a noi umani. Ora sentite, ascoltate. Allora. Qui la regola è il silenzio assoluto. Noi non diamo ad intendere che riabilitiamo le gente. Non siamo preti, siamo delle macchine. Mediante le macchine gli animali vivi sono trasformati in roba commestibile. Noi trasformiamo gli uomini pericolosi in esseri nobili. E lo facciamo spezzandovi. Spezzandovi nel fisico, nello spirito e qui. Nella testa, qui succedono tre cose. Toglietevi dalla mente ogni speranza. E masturbatevi il meno possibile per non esaurirvi. È tutto, portate. Avete capito? Noi non siamo preti, ma siamo delle macchine, il periodo transumano. E masturbatevi il meno possibile per non esaurirvi, come se noi avessimo una carica. Capito? E finalmente tutte le cose, col senno di poi, con gli occhi con cui vediamo adesso le cose, qualsiasi film, cartone animato, qualsiasi stupidaggine,
veramente è vista con occhi diversi ormai, eh. E non torni più indietro, è pericolosa questa cosa, bella. Vabbè. Allora io direi quasi quasi. Dai, per oggi può passare così, abbiamo tirato fuori un bel po' di cose molto interessanti, citato anche canali di ricerca che fa sempre piacere citare. E soprattutto il fatto che comunque questi argomenti ormai li stiamo trattando sempre più persone, con sempre più costanza, e slegatamente gli uni dagli altri, poi alla fine arriviamo tutti quanti più o meno alle stesse conclusioni. Ok? Quindi alla fine questa condivisione anche di conoscenze, immagini, ragionamenti, sta facendo sì che questo puzzle così complicato inizia ad avere delle forme ben visibili, ben chiare. Poi ovviamente ci sono delle parti ancora da riempire, perché mancano alcuni tasselli fondamentali, però piano piano arriveremo a comporre tutto quanto il puzzle. Un beh. Quello è lo scopo della mia vita, deve essere quello, morire, che diciamo che non dico che so tutto, ma perché non saprò niente neanche in quel momento. Probabilmente magari anche quello che avrò scoperto poi magari sarà totalmente sbagliato, non me ne frega niente, però arrivare a una convinzione interiore che ok, questo è dove sono, chi sono e dove devo andare, così posso capire dove dovrò andare. Perché mai smettere di lottare, esatto, perché poi ci sarà lo step successivo, quindi questa vita è una palestra per capire dove dobbiamo andare tra un po'. Ok, Ste, è sempre un piacere, poi ci sentiamo in privato e organizzeremo un'altra live sicuramente. Saluto tutte le persone, scusatemi se oggi non ho letto i commenti perché non ho proprio avuto modo, molti vabbè, c'è proprio qualche domanda impellente, qualcosa proprio... Ah sì, io ancora non ho fretta di chiudere, scusami, pensavo che tu te ne volessi andare via, io non ho fretta, possiamo stare altre due ore. No, io ho altri 5-10 minuti, le domande, giusto, se qualcuno proprio qualcosa... Sei bloccato? Ti sei bloccato? Aspetta, che mi si sta impappinando il computer proprio adesso. Aspetta. Ah, guarda, potrei avere domande. È sto computer maledetto. Aspetta. Aspetta, no, aspetta. Ridire. Altrimenti faccio la chiusura col telefonino. Vabbè, ragazzi, ma fate una colletta, mandiamoli con un computer. No. Nuovo super mega galattico. Aspetta, no, ma io non lo voglio uno nuovo, ma lo posso, no, comprare, vabbè, posso comprare un computer nuovo, ma che c'entra, mica stiamo a parlare dell'orgoglio. Dico, però... non lo voglio un computer nuovo perché non ho voglia di rimparare a usare un altro computer, quindi finché dura questo, se questo mi dura, quando io avrò 70 anni, se avrò ancora questo computer, vabbè, starò ancora usando questo computer. Finché vuol dire dura... che ti manderò una palla di vetro. Vabbè. Allora, ok, sembra che si sia stabilizzato il PC. Quindi praticamente nessuna domanda. Ah, Stefano, lo sai. Aspetta, no, aspetta, adesso le posso cercare. Aspetta, no, era pieno di domande, che nessuna domanda. Ho visto tante domande. Da qui da quando abbiamo iniziato la serata adesso ce ne sono tante domande. Interessante Alessandro Pires, c'è una ragazza tartara. Sì, difatti l'ho anche messo in evidenza quando parlavi il commento. Alessandro, ti trovi in mezzo a tutti gli esseri alti 2 metri, mi immagino là quando che poi Alessandro Pires. Io ho due amici che si chiamano Alessandro Pires, entrambi. In Sardegna, proprio Alessandro Pires, nome e cognome. Tu pensa, quando facevo, ho fatto allenatore di calcio, gioventù, e ho fatto il vice, ero il secondo di Gigi Pires, quello che giocava nel Cagliari. Davvero? Andavo con lui proprio a Sant'Antio. E sono cresciuto da bambino, andavo a vedere. Gigi Pires, un bravo ragazzo, una brava persona. Io ho conosciuto tramite lui tutti quelli delle vecchie glorie del Cagliari, Tommasini, Brugnera. Con Gigi Riva ci ho mangiato diverse volte, ma a quei tempi parlavo quando eravamo giovani e belli, insomma, tutto sembrava che era comprensibilissimo.
No, sono stato bene nella mia gioventù. Allora, qui abbiamo ho una domanda per Stefano. Hai avuto modo di leggere il libro O era Linda? Era Linda o era Linda? O E se dice Era Linda. E. No, no, non conosco era Linda. O era vuol dire un qualcosa in particolare? Dica. A me? Non lo so, io è una domanda che ho detto, che ne so. O For, era. for, forse ha sbagliato digitando, quindi non è O che. era Linda o era Linda. Hai avuto modo di leggere il libro? O era Linda. Forse era Linda, avrà sbagliato con quella O. La O magari non c'era. Mai detto. Vediamo se ci ha risposto nel frattempo. Magari non c'è neanche più collegato. Ecco, guarda, questa è una cosa anche interessante. Quando mi hai detto stasera mi hai fatto pensare. Avete aperto un portone, la luna che si sta abbassando a causa delle nostre vibrazioni. Ragazzi, comunque, oggi abbiamo tirato fuori un po' di spunti interessanti Certo, ce ne so cose da dire. che vanno approfonditi. E li approfondiremo in un'altra puntata. Ve l'abbiamo Certamente. accennati apposta perché non possiamo, è un argomento abbastanza complesso, devo tirare fuori dei mistici, degli studiosi del passato, vecchie teorie che poi non sono mai decadute e anche le storie e i miti di alcune civiltà, anzi quasi tutte, dei fili conduttori che legavano questa storia, perché la Luna, secondo me, fa la parte da leone in tutto quanto, solo che riesce a schermarsi abbastanza bene, e poi l'abbiamo visto, nessuno ha mai pubblicizzato così tanto il Sole come invece pubblicizzano sempre la Luna, come è stata adorata, come in tutti i film, e poi l'allunaggio sulla Luna. Sempre questo E discorso. poi, adesso, se tu ci pensi, no, il fatto che la Luna comunque emette una luce fredda, per cui se ti colpisce un raggio lunare, effettivamente, anziché trasmetterti energia, quindi aumentarti la trasmetti energia, te la preleva l'energia. Sì, d'angoscia. Vuol dire che a te che ti sta colpendo, la temperatura è più bassa della sua in quel momento, quindi praticamente ti sta veramente assorbendo energia. Il fatto che appunto nei paesi sono state, io vengo da un paese da parte di tre nonni, che Pizzoli, Marrucci, vicino all'Aquila, paesi proprio che sono cresciuto con tutte queste zie, nonne che ti raccontavano proprio e ancora te loro ci credeva, i lupi mannari, l'influenza della luna, la terra che brilla a mezzanotte, storie incredibili. C'erano dei personaggi che ancora adesso ho i brividi, c'era uno che era un macello, abitava in sto vallone, era una vecchia strada che portava da Roma, dicono, a Pescara. Io stavamo lì sempre in questi paesini con queste lampade tremolanti, proprio fatti proprio per mettere paura. E questo abitava isolato e lo chiamavano Canorro, cioè aveva 300 cani, aveva raccolto tutti i randagi. A notte, pure col freddo che c'era lì in montagna in Abruzzo, la notte di luna piena, questo si metteva nudo dalla cintola in poi, no? Tutto nudo, con i pantaloni in mezzo a sti 300 cani su sto viale che era lungo mezza terra bianca, però era enorme, scendeva, si vedeva proprio sto uomo con in mezzo a 300 cani, era un'immagine che io poi la mettevo sempre quando ho visto quel fumetto Diablero di Tex Willer, ma l'ho ripresa come un diablero, come un uomo lupo che aveva i capelli lunghi. Era un uomo che viveva isolato, ma con 300 cani. E sto Canorro, proprio lo chiamavano Canorro per questo. Era una figura che tu ti mettevi ai lati così e guardavi. Perché noi la sera da ragazzi si usciva, specie d'estate, io andavo a fare vacanze su nel paese dei miei genitori, no? Trasferiti come tanti abruzzesi a Roma, con la transumanza, le cose, ma se ritornava quando si diceva che i paesi erano tutti vivi, si usciva fuori, era una festa dietro l'altra, fuochi d'artificio, non come adesso che ci hanno isolato, proprio ci hanno distrutto tutto, non c'è più il dire
fine settimana si andava fuori ai paesi, erano vivi tutti questi paesi, ma questi paesi avevano una tematica che quando eri bambino, tutte ste zie, poi mia madre poi era molto bigotta per quanto riguarda la religione, sempre in mezzo a ste grotte fatte a volta che si andavano tutte a pregare. Il famoso salto del fuoco de San, a giugno, che è San Giovanni che si salta il fuoco, tu non sai questa storia del fuoco, vabbè. No. Era una cosa incredibile, però leggende, miti e tutte le possessioni riguardanti la luna. Adesso guarda, ho rimesso in evidenza un altro commento di Alessandro Piras che dice che per fortuna io sono alto, perché anche lui è alto, il padre e il nonno sono più di due metri. Allora sei ritornato alla tua discendenza, vi siete incontrati? Sfatiamo il mito che i sardi sono tutti piccolini, tozzi e cazzo. Cioè anche io in famiglia mia, cioè dalla parte di mia mamma, mio bisnonno materno era alto più di due metri e un mio cugino da parte di mia madre è alto 1,90 m. I giganti di Monteprana poi non è che hanno detto i tappi di Monteprana, hanno detto i giganti. Noi siamo cioè, la terra dei giganti non a caso, e ci sono tante storie che sono legate ancora adesso, non si perdono perché noi abbiamo i racconti dei nostri nonni. Sì. Dei loro padri, quindi dei nostri bisnonni, tramandati ai nostri nonni, sui giganti, sui resti, su tomba del Diana, su quello che c'era in Sardegna che è stato trafugato, rubato, distrutto, occultato, e molte delle cose sono nascoste nel museo e non sono possibili da visitare perché ovviamente i controllori non vogliono che si sappiano certe cose, però i sardi non è che sono esistiti, è storia, è così. Fra qualche generazione sicuramente passeranno come mitologia, ma dalla nostra parte, nella nostra terra, sicuramente ora come ora non è mitologia, è verità. Ah sì, il fuoco di San Giovanni, Deborah, grazie. Sì, saltavamo quello, aspettavamo che le braci finivano di notte, poi era un'emozione perché c'era, poi mi ricordo l'estate, io mi ricordo le lucciole, era pieno di lucciole, sembrava quando vedevi il cielo poi stellato così, vedevi cose, era incredibile vivere dalla mattina alla sera in mezzo agli alberi a cogliere mandorle, ciliegie, poi c'erano i campi interi di ciliegie. Poi andare a rubare le pannocchie da bambini, già da 5-6 anni se rubavamo le pannocchie che i contadini menavano a quel tempo. Andavamo alla montagnola, facevamo il fuoco, il fuocherello e poi queste pannocchie infilate in un ramo che facevamo. Erano sensazioni come le prime cotte, che era bellissimo, un'energia c'era così, ma quello che mi manca sono proprio quelle notti con le lucciole, io non ho più visto le lucciole. Che fine hanno fatto le luci? Ma molte cose erano più viste, anche le api, le farfalle, in quantità industriale come quando ero io bambino. È tutto, siamo in un mondo sintetico ormai. Questi stanno sintetizzando tutto. Questi sono dei vampiri energetici, ma chissà di quale energia a questo punto. Cioè, ma, veramente. Lo sai, loro si nutrono solo di energia veramente bassa, solo di paura, di terrore, di odio, di rancore, di queste energie brutte. E quindi ci stanno incubando tutto questo mondo, quando basterebbe solamente ridere, essere gioiosi e goderci questo paradiso terrestre in cui ci troviamo, per farli sparire in un attimo a questi quattro persone. Io dico, ma io non ho mai sentito parlare dell'acqua di San Giovanni, noi sempre lo chiamavano il fuoco di San Giovanni. Anche io ho sempre sentito il fuoco di San Giovanni, che l'ha avuto anche mio nonno. Si faceva un enorme focaraccio all'Ara Pacis, si chiamava, la piazzetta nostra si chiamava Ara Pacis. E lì, l'acqua di Sant'Antonio, no, fuoco di Sant'Antonio, però anche l'acqua di Sant'Antonio. L'acqua io non l'ho mai sentita, l'acqua, che ci saltavi l'acqua, dici? Non lo so, io se saltava il fuoco. Allora, concludiamo con questo commento di Chicco Torre, che saluto. Chicco Torre è il creatore del canale Telegram molto molto interessante, La Nonna Erika. L'ho già avuto ospite qua, ci sentiamo quotidianamente e sicuramente faremo una bella puntata tutta incentrata sull'Antartide,
su storie secondo noi, come sempre. Ovviamente i nostri vaneggi, i nostri ragionamenti, che poi non sono vaneggi, che alla fine, quando hai un attimino una visione un po' più ampia, alla fine ti rendi conto che la verità è, a parte che è completamente diversa dalla realtà che ci hanno fatto vivere, in cui ci hanno fatto vivere questi maledetti, ma è anche quasi inimmaginabile da quanto questi qui sono avanti anni di luce rispetto a noi. Però, ripeto, loro sono avanti anni di luce rispetto a noi perché ci hanno nascosto tutto. Quello che loro ci nascondono così tanto gelosamente lo fanno perché noi semplicemente, se ne avessimo la possibilità di vederlo un solo secondo, quello che ci nascondono loro da secoli, in un solo secondo noi lo capiremmo, lo apprenderemmo e lo useremmo contro di loro a nostro vantaggio. Stefano, vuoi dire qualcosa in conclusione di questa bellissima serata? Dico che è stato tranquilla, serena, perché ha dato spunto a tante altre cose che Chicco Torre appunto dice. Si possono partire da tanti presupposti, ci sono tante cose, noi continuiamo sempre a chiamarle ipotesi, ma viviamo di quello, di intuizioni, e quindi ci aspetta una settimana di fuoco e di acqua, una settimana dove... Esatto, come disse qualcuno, be water my friend, un giorno farò una puntata... Che cos'è la luna? Un giorno farò una puntata dedicata solo all'acqua, alle sue proprietà magiche. Ah, e io ho aperto il link Telegram, di Telegram. Ah, esatto, com'è che si chiama il tuo canale Telegram? Io non so adesso postarlo, però aspetta, tu lo puoi postare a vedere come... Il mio canale si chiama La riscoperta dei tesori, l'ho voluto chiamare, che mi piace sempre questa frase, praticamente la riscoperta dei tesori è tutto dire, uno può pensare alla riscoperta del tesoro che poi è l'Hobbit, sarebbe poi il Signore degli Anelli. La riscoperta dei tesori è che non è che non abbiamo una conoscenza, ma dovremmo riscoprire un altro tipo di conoscenza che è stata rovinata. Quindi La riscoperta dei tesori, il link dove si trova? Momento. Lo aggiungo dopo, ragazzi, abbiate pazienza. Se siete arrivati fino a qua, fino a questo momento, insieme a noi, vi chiedo solamente un momentino in più di pazienza, perché così poi a fine video vi aggiungo in descrizione il link del canale Telegram. In descrizione. E poi io aggiungerò il link a tutti i canali sul mio canale, pure questo, quando lo possesso farò gestione video e vedrò di aggiungere il link. Ok, intanto allora, Stefano, siccome io non faccio mai pubblicità e cosa, però allora, non c'è bisogno di fare pubblicità al tuo canale, che è Stefano Vitti su YouTube, iscrivetevi ragazzi, lì c'è tutto, cioè non c'è bisogno. Chi segue il mio canale sicuramente è già entrato, mi auguro che sia anche già iscritto, che stia iniziando a seguire Stefano, dove ha messo tutte le interviste e tutte le live che ha fatto in questo ultimo periodo in particolare, però anche nel corso del tempo. Ricordo che Stefano, a differenza mia, parla di questi argomenti già da qualche anno, ok? Quindi c'ho pure il doppio dell'età tua, però. Il doppio non penso. Ormai i 60 si vedono, ormai. Io ne ho 46, se tu ne hai quasi 100, allora ce n'ho, ti ricordi molto bene. Sono del 65, classe di ferro. Io un po' più giovane, molto, però bei tempi. L'età è tutta una questione interiore. Il tempo è essere giovani non è una questione di età. Esatto. Comunque tutti i video. Hai qualche conferenza, qualcosa che devi fare? Sì, il primo è, penso, il domenica 2, no? Domenica 2 luglio faccio una conferenza qui a Como. Poi farò la conferenza. I dettagli li trovano sul tuo canale Telegram. I dettagli li troverete su Telegram, e poi farò un po' di pubblicità perché la devo fare. Voglio fare una conferenza che durerà tutto il giorno. Poi non so se fare proprio il sabato e la domenica o solo la domenica. Ricordi come si chiama il tuo canale Telegram? La riscoperta dei tesori. La riscoperta dei tesori. Ok, quindi ragazzi, cercatelo, se non lo trovate, in ogni caso appena finito... lo metto sui canali, sui video che ho nel mio canale, insomma.
lì, ah, su YouTube, allora, su YouTube, su Stefano Vitti ti trovano, e lì su, su YouTube Stefano Vitti trovano anche il link per entrare sul canale Telegram, giusto? Sì, sì, adesso okay. ci provo. Non è che okay. So. Lo so, io sono come te, sono imbranato, non è che neanche mi mette di chiedere di queste cose, perché fondamentalmente io uso giusto YouTube così. E niente, comunque, è stato un immenso piacere, abbiamo trovato un sacco di argomenti molto interessanti, anche grazie anche a altri ricercatori che ci hanno dato un po' di spunti in più stasera. Spero che vi siate come sempre trovati bene, a vostro agio. Scusate se non ho potuto leggere i commenti, perché anche io quando facevo le foto qui io non vedo più nulla, per cui non vedo neanche Stefano, non vedo neanche me stesso, vedo solo quello che state vedendo voi in quel momento a casa. Per cui abbiate pazienza se purtroppo non riusciamo a rispondere, a leggere tutti i commenti. La prossima volta cercheremo di essere un po' più attivi con voi, però oggi era molto. Dico, vi aspetto allora a Como, sì, che, quelli che sono vicino vi voglio conoscere dal vivo. Quelli okay, ragazzi, io fossi voi, se abitate in quelle zone o in quel periodo dovete passare dalle parti di Como, andate a trovare Stefano Vitti, che detto, oltre a essere una persona di una cultura e di un intelletto molto spiccato, è veramente molto simpatico e genuino, soprattutto anche rara. La genuinità è la cosa fondamentale, perché le persone genuine sono sempre vere. No, a Como, non a Roma, a Como. Io faccio il frontaliere adesso, passo la frontiera, vado in Svizzera. No, e qualcuno sta già mettendo confusione. A Roma. A Milano quando? A Como. A Como, perché... e poi a Milano la farò, perché io sto qua. Però quel Milano... ramo dell'amo di... Com'è? Quel ramo, quel ramo del lago di Como. Che volge a mezzogiorno. Ok, quindi è una linea di un'interrotta di monti. E all'oratorio ce l'ho qui a Como, a Milano ancora non ho trovato, poi qualcuno mi darà qualche dritta. Vabbè, però Como è meglio, Stai, non chiudere come l'altra volta, rimani 2 secondi, dammi il tempo di interrompere la trasmissione, ok? Ci sono tempi privati. Dai, ragazzi, un bellissimo sabato sera tutti insieme, diverso da chi magari... è uscito e si è divertito in altri modi, e chi non poteva uscire almeno spero che l'abbia passato bene con noi. Buonanotte a tutti, un bacione a tutti, alla prossima, non so quando sarà la prossima, come sempre a sentimento.